Buonasera, gentili telespettatori e benvenuti a Cane Gatti e Compagnia. Come sapete, è il nostro appuntamento del lunedì in compagnia degli animali. Questa sarà una puntata davvero particolare, una puntata di approfondimento. So che sarà molto seguita e molto sentita. Perché tanti di voi spesso ci fanno critiche di portare in studio allevamenti, allevatori, perché eh, secondo l'idea comune. Queste persone non vanno a tutelare, ad amare gli animali perché fanno accoppiare degli animali, dandoli via in maniera indiscriminata senza selezionare bene le famiglie. Ma quello che vi ho sempre detto io è che nella mia trasmissione ci saranno sempre bravi allevatori che lo fanno con passione e intelligenza perché questo è l'unico modo per preservare le razze. E questo vuol dire fare delle cucciolate, cucciolate mirate non farle a casaccio, andare a selezionare bene i futuri proprietari perché dovranno essere in grado di gestire questo animale e soprattutto un serio allevatore si occuperà di questo cane dalla nascita fino alla fine, anche in caso in cui la famiglia non dovesse più occuparsene trovando una ricollocazione per questo animale. E perché? perché è importante cercare di selezionare nel miglior modo possibile e preservare quindi le razze. E questo lo facciamo insieme all'avvocato Clemente Grosso, che saluto e ringrazio molto per essere qui con noi in studio questa sera, consigliere Enci. Buongiorno e grazie mille per l'invito. Ecco, prima volta nella, per me, nella mia trasmissione, di avere l'Enci qua in trasmissione, per me è un appuntamento davvero molto molto importante perché avremo modo di riflettere su quelli che sono i dubbi le perplessità dei, dei cittadini italiani, dei no, nostri telespettatori, ma allo stesso tempo di capire l'importanza di questo ente nel nostro paese. Saluto anche le mie ospiti, ovviamente insieme a noi Antonella Ghidini, che ringrazio tanto perché mi ha dato l'opportunità di avere l'avvocato qua in studio con noi, ciao Antonella. Grazie a te, Natali. Tu sei docente ENCI e sociologa, ovviamente ormai un volto molto conosciuto e apprezzato, no? Dici di no? <ride> no, invece sei sono molto apprezzate le tue rubriche, anche i tuoi approfondimenti qui a Canegatti e compagnia. Insieme a noi anche Rossana Giordano, addestratrice e docente en Enci. Ciao, Rossana. Ciao, Natalia. Grazie anche a te per essere qui con noi. E ancora nei nostri studi, eh, Noemi Podestà, addestratrice e docente Enci. Ciao, Noemi. Ciao, Ringrazio buonasera. Ringrazio anche a te tutti. per essere qui con noi. E con tutti veramente faremo degli approfondimenti sulle razze, vedremo le varie sezioni perché sono tutte persone molto molto preparate sull'argomento e davvero appassionate di cani e di cinofilia. Io parto eh, subito insieme all'avvocato Clemente Grosso perché eh, c'è un discorso che so che le sta molto a cuore perché noi affronteremo la storia dei cani nella cinofilia ufficiale. E, ehm, partiamo dalla prima domanda, cos'è un cane? La domanda è pertinente perché senza capire che cos'è un cane è impossibile entrare nell'argomento nell e spiegarci perché esiste in tutto il mondo. Un ente nazionale della cenofilia o Kennel Club che si occupa di tutelarlo. Quindi è importante che riusciamo a spiegare a tutti che cos'è il cane. Il cane non è nient'altro che un'evoluzione di un lupo. È un lupo che ha una particolarità. Questo ce l'ha raccontato Conrad Lorenz, eh, che ha avuto addirittura il premio Nobel per questo. È un lupo che non è diventato adulto. Una serie di lupi hanno una caratteristica genetica particolare. Che è quella di non diventare completamente adulti, si chiama con un parolone greco che si chiama neotenia, si definisce il termine scientifico, e questa caratteristica fa sì che il lupo non, non diventando adulto sia adatto a vivere insieme all'uomo. Questo però non avviene in pari grado per tutti i cani, ma avviene innanzitutto in un processo che è durato migliaia di anni ed è un processo così complesso che ha portato non solo alla selezione del cane, ma in realtà ha modificato anche l'evoluzione dell'uomo. Noi siamo, si dice, coevoluti, ossia il cane e l'uomo sono diventati tali attraverso un cammino assieme, ecco cos'è l'importanza del cane per la nostra specie. E poi questo cammino non è stato uguale per tutti, cioè nella storia dell'evoluzione del cane dal lupo ci sono delle tappe differenti e non per tutti i cani la tappa è stata uguale, per cui ci sono cani che sono rimasti più simili al lupo, quindi, con una maggiore indipendenza, con una maggiore, un maggior grado di selvaticità, possiamo dire, e cani invece che sono diventati molto più domestici, eh, a dei livelli di grande dipendenza dall'uomo, che quindi sono diventati estremamente eh, socievoli e sociali. Perché sono cani che ormai vivono solo più insieme all'uomo. Quello che è straordinario, potremo vedere nel corso della, della trasmissione, è come anche fisicamente questi cani. Più assomigliano al lupo, più rimangono in qualche maniera eh, selvatici e più invece assomigliano a un cucciolo di lupo, in realtà anche fisicamente più diventano animali domestici e più eh, sono portati a vivere assieme all'uomo. L'uomo da sempre eh, cerca di tenere vicino a sé un cane che assomigli il più possibile a un cucciolotto, che quindi abbia il muso corto, gli occhi frontali, questo aspetto alla cosiddetta baby face perché questo lo rende estremamente eh, attrattivo nei confronti dell'uomo. Avvocato, posso farle una domanda? Lei, perché la mia trasmissione è un po' informale, mi piace anche conoscere un po' il vissuto delle persone che sono qui con noi, come è arrivato ad essere così appassionato di cinofilia, quindi ha studiato, immagino anche tanto, la storia del cane e a, div a diventare anche consigliere Enci? Beh, è un percorso che si comincia da bambini. Eh, sono 40 anni che mi appassiono a questa materia ed è un percorso che si comincia desiderando un cane eh, anzi siccome non subito ho avuto il cane che desideravo ho dovuto aspettare un po' la voglia cresciuta e Qual quando... è il suo cane dei sogni? Io ho uno schnauzer gigante e li ho sempre avuti è un cane che mi ha appassionato fin da bambino e non si può dire perché, ognuno di noi ha il cane del cuore. Ha una predisposizione. Sì, è un cane particolare a cui uno si attacca anche dal punto di vista del carattere, non è più una questione estetica, uno crea una sintonia con quel tipo di cane e poi in realtà mi piacciono tutti i cani e mi piace addestrarli, giudicarli e occuparmi del loro, della loro evoluzione. Certamente uno ha un cane del cuore. Poi quando uno si appassiona e comincia a studiare, chiaramente... Eh, approfondisce sempre di più e più si studia più si capisce che non si sa nulla e bisogna studiare sempre di più perché se no non si capisce soprattutto in una scienza così moderna come l'etologia che è una scienza del Novecento il padre dell'etologia è Conrad Lawrence da lì in poi soprattutto dagli anni 70 si comincia a parlare di questi argomenti e c'è tantissimo da leggere, c'è tantissimo da studiare ed è affascinante, è un mondo che non fin si finisce mai di scoprire perché ci sono le razze? Questo è importantissimo. Nel momento in cui incomincia a evolversi il cane che si differenzia dal lupo e quindi insieme a, questi, a queste popolazioni di primi uomini incomincia a, incominciano a esserci dei, degli esemplari di cane, e questi esemplari si evolvono in maniera molto differenziata perché l'evoluzione dipende da due fattori fondamentali. Uno è il clima perché nel, a seconda del clima il cane ha delle esigenze completamente diverse. E l'altro è l'impiego che l'uomo ne fa. L'uomo ha una storia che passa attraverso una serie di passaggi. Prima l'uomo è una scimmia raccoglitrice, poi diventa eh, dedita all'agricoltura, all poi c'è la fase della pastorizia, cioè c'è tutta una serie di passaggi che l'uomo nella sua evoluzione fa, passaggi che sono accompagnati sempre dal cane. E mano a mano che il cane accompagna l'uomo in questi passaggi, Assume delle caratteristiche diverse a seconda dell'impiego che l'uomo fa di, di questo cane, quindi c'è una differenziazione legata al, al rapporto con l'uomo. L'altra differenziazione affascinante è legata a, al clima: voi potete pensare che ci sono cani adatti a vivere in Africa al caldo e quindi a non avere problemi con la temperatura, ci sono cani che invece vivono in alta montagna a temperature rigide sotto lo zero e quindi non devono congelare, devono poter sopravvivere anche in quei climi. Ecco, siccome il cane è uno degli animali, si dice, geneticamente più plastici che esistano, quindi può assumere le, le, le massime varietà al suo interno, ecco che si è differenziato tantissimo a seconda dell'impiego che l'uomo ne faceva. Provate a immaginare un cavallo, per esempio, possiamo avere cavalli grandi, cavalli piccoli, ma più o meno le sue proporzioni sono le stesse. Ecco, Se noi confrontiamo un chihuahua con un alano, sembrano due specie diverse, e invece no, il DNA è il medesimo e sono sempre cani. Quella differenza lì non è solo frutto del capriccio dell'uomo, il chihuahua viene dal Messico, i chihuahua si trovano così anche per strada, è un cane perfetto fatto per quel clima, per quella situazione lì, in Messico ci sono i cactus, fa caldo e non c'è l'acqua. Un cane deve essere perfetto per vivere in quell'area lì, il Chihuahua vive anche da solo ed è perfetto in quella, in quella sua circostanza, se noi lo portiamo in montagna gela. E pensate invece a, a un cane che deve vivere eh, in una zona molto, molto fredda, deve avere una massa corporea tale che gli consenta di non congelare e di sopravvivere al freddo. E allora ecco che eh, il Gran San Bernardo, per esempio, e nel, sul, nel valico del Gran San Bernardo noi dobbiamo eh, salvare delle persone che attraversano il valico col freddo d'inverno e trovare un cane che ci aiuti a, a trovare i dispersi e eh, accompagnare l'uomo in questa attività. Abbiamo bisogno di un cane con una grande massa corporea che possa sopravvivere anche al freddo, che abbia un, una pelliccia molto fitta, ed ecco che nasce il grande cane da montagna. Pensate su tutte le Alpi, ma poi anche eh, sugli Urali eh, e tutti gli animali fino a, ai Carpazi, in tutta quell'area lì si sviluppano grandi cani da montagna con queste caratteristiche simili. Sono cani estremamente neotenici, vuol dire che hanno la faccia come il cucciolo, le orecchie pendenti, gli occhi frontali, il muso corto, quindi sono cani che vivono volentieri con l'uomo, ma sono giganteschi, perché sono fatti per stare al freddo. Allora vedete i due aspetti, il carattere e anche la, la massa che si combinano per essere il perfetto ausilio dell'uomo in un'area così, eh, così inospitale come l'alta montagna. Pensate all'opposto al cane dei faraoni, in un'area così calda dove c'è bisogno di disperdere la temperatura corporea. Abbiamo una, un cane con enormi orecchie che gli consente di raffreddarsi, come l'elefante, no? funziona nello stesso modo. Un cane che ha 3000 anni di storia e che è fatto perfettamente per vivere in un luogo così caldo. Qual è la caratteristica di questo cane? Che se vedete la faccia ha un muso molto lungo, l'occhio piccolo, distante, quindi è molto più lupino rispetto ai cani che abbiamo visti, visto prima, perché è un cane molto indipendente, un cane che riesce da solo a catturare una lepre. Non c'erano i fucili, non c'erano le armi, bisognava mangiare. Il cane che, che cui oggi è, è l'erede, oggi è il, il cirneco dell'Etna per l'Italia o il Faraon Hound in, in Africa, è un cane che ancora oggi è in grado di catturare da solo una lepre, è un coniglio selvatico, è un cane che è in grado di fare quel lavoro senza bisogno del fucile e quindi è, è stato proprio selezionato per quel tipo di attività lì. Vedete come le certo. differenze diventano affascinanti. Io direi di venire alla prima slide, appunto eh, parliamo della cinofilia ufficiale dell'ente nazionale cinofilia italiana. Quindi perché è necessario... Come nasce? E, e da lì poi veniamo al discorso anche del pedigree. Certo. Beh, nasce l'ente nazionale della Cenofilia italiana sulla scorta degli altri kennel club d'Europa o mondiali. In realtà il primo kennel club nasce in Inghilterra. Infatti non si chiama English Kennel Club, si chiama The Kennel Club. Il kennel il. club. Perché è il primo. E nasce per un'esigenza assolutamente eh, sentita a quell'epoca, ai primi dell'Ottocento. E nasce perché alla fine del Settecento i grandi navigatori, sia inglesi che olandesi, incominciano a girare il mondo con le loro navi, cominciano a trovare le spezie e i tesori in Oriente e nelle altre parti del mondo, cominciano i grandi commerci e quando tornano a casa portano, oltre alle spezie e all'oro e ai metalli preziosi, portano anche delle piante e degli animali. Nasce una forma di collezionismo per cui eh, in Inghilterra... E in, in Olanda e le persone più agiate vogliono avere le specie arboree più, più rare, e gli alberi, i fiori, le piante che vengono da tutto il mondo e anche i cani. Ma nel momento in cui in Inghilterra e in Olanda incominciamo ad avere così tanti cani che arrivano da, da così lontano, ci si rende immediatamente conto di quello che vi dicevo prima, cioè il cane è una specie plastica. Io lo porto in Inghilterra, dopo due o tre generazioni diventa un cane inglese. Diventerà della taglia giusta per stare in Inghilterra, con quel clima, si accoppierà con i cani inglesi e finisce tutto. Mentre le piante si possono piantare, seminare e far sopravvivere, il cane è più difficile. In Italia noi viviamo un, una, un tempo molto interessante alla fine dell'Ottocento. Pensate in Liguria, dove il clima è temperato, ci sono i giardini hambury perché gli inglesi vengono in Liguria per portare questi semi, queste piante e farle pro, eh, prosperare in un clima temperato, perché da loro faceva troppo freddo. E per, per quanto riguarda i cani è un po' più complicato, perché dopo poche generazioni i cani tendono a perdere la loro caratteristica, non c'è più il freddo della montagna, il caldo dell'Africa, non devo più cacciare, non devo più fare quello che facevo prima, e dopo poco eh, perdono la loro caratteristica originaria. E gli inglesi, proprio che sono gli specialisti di questo, sapevano come si selezionava un cane. Pensate ai, ai cani da ferma. Gli inglesi selezionano due cani da ferma, che sono i più famosi del mondo: il setter e il pointer. Nasce prima il setter. La parola setter deriva dall'inglese to set, accucciarsi, perché bisognava cacciare con le reti, non c'erano ancora i fucili, e bisognava avere un cane che quando lanciava la rete per prendere gli uccelli stesse basso per non creare problemi. E quindi hanno inventato un cane si accucciava quando trovava eh, la preda. Poi invece i la arriva la caccia col fucile e bisognava trovare un cane che indicasse il, il punto in cui sarebbe partito il selvatico. Dall'inglese to point nasce il pointer, che è un cane che invece ha una ferma sollevata per indicare al cacciatore dove tirare per trovare l'uccello. Ovvio che questo ad oggi non ci interessa più, oggi nella cinofilia moderna noi facciamo le foto, non facciamo più, non spariamo più ai selvatici, ci interessa qualcosa di diverso, ma dobbiamo salvaguardare queste caratteristiche. E allora gli inglesi nell'Ottocento hanno un'idea geniale, non c'è altro modo per salvare queste caratteristiche se non verificarle. Allora, l'unico modo, se io importo un Terranova dalla, dal Sud America, se importo un Labrador, se importo un Leveriego afgano dall'Africa. Quindi, delle sorte di prove di lavoro? Anche. Innanzitutto, io devo sapere di chi è figlio quel cane. E quindi, ho bisogno di un pedigree che mi dica chi sono il papà e la mamma. La mamma. In questo modo, io terrò gli afghani con gli afghani e, 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 e i Labrador con i Labrador e incomincio a creare una divisione. Poi, devo sapere com'è fatto. Quindi sono necessarie delle mostre di bellezza, perché altrimenti se io la accoppio morfologia. casualmente i cuccioli, prima o poi perderò le loro caratteristiche. Non ho più il freddo della montagna, il caldo dell'Africa, la steppa o le caratteristiche che hanno selezionato il cane. Allora avrò bisogno di qualcosa di diverso, un giudice, che è quel signore che mi dirà come è fatto il cane. Avrò bisogno di una mostra che mi dice come si muove, come si comporta, come è fatto, per riprodurre le caratteristiche originarie. E poi, come giustamente ha detto, ci sono le prove di lavoro. Cioè il cane nasce per fare qualcosa, non è solo una cosa che deve girare su un ring e essere bellissimo messo su un tavolino e pettinato. Ma deve, nasce per un, un fine, che può essere anche la compagnia, ma originariamente può essere la caccia, la pastorizia, la guardia, qualche cosa di specifico, la tana. Allora io devo fargli rifare quello per cui è nato. Un cane da slitta dovrà tirare la slitta, un cane da lavoro dovrà svolgere degli esercizi. E questo è indispensabile perché se io perdo queste caratteristiche originarie, ho perso il motivo stesso per cui sono andato così lontano a portarmi dei cani nel mio paese e, e ho cercato di perpetrare quella, quella specie lì. Allora vediamo adesso, dopo aver raccontato un po' di questa storia, che lo scopo del pedigree, della cinofilia ufficiale, delle mostre, non è quello di preferire una razza all'altra, perché questo non c'entra niente, è il gusto personale, la passione, il cuore del cinofilo. In realtà, lo scopo della cenofilia è salvaguardare questa differenza. Perché l'uomo ci ha messo decine di migliaia di anni per evolversi sul pianeta con le sue razze autoctone, cioè ogni paese con le proprie razze. L'Italia ne ha una ventina, ciascun paese ha le proprie razze canine originarie che si sono evolute sul territorio sulla base delle esigenze che l'uomo aveva di, di selezionare queste razze. Noi, in un attimo, per un capriccio. Potremmo portarli tutti in una città, accoppiarli casualmente e distruggere tutto questo. Perché in due o tre generazioni, ci dicono gli scienziati, tutto questo si perderebbe. Allora lo scopo della cineofilia ufficiale è salvaguardarlo. E se dovessimo fare questo mix che canesce? Questo ce lo dice un grande scienziato che si chiama Eberhard Trumler. È un signore che è vissuto nella seconda metà dello, so dello scorso secolo eh, a Vienna, un allievo di Konrad Lorenz, che ha fatto proprio questo esperimento. Nella sua torre a Vienna ha incominciato a copiare casualmente tutti i cani di razza e ha scoperto che viene fuori un cane simile al dingo. Un cane alto 40-50 cm, di colore rossiccio, con l'aspetto simile al cirneco, con le orecchie dritte e il muso a punta, e ahimè molto selvatico, cioè non adatto a vivere con l'uomo. E questa è la cosa più importante che dobbiamo spiegare ai nostri telespettatori. Cioè, la caratteristica più importante che noi dobbiamo selezionare nel cane è che sia domestico, che viva bene nella nostra famiglia e questa cosa spontaneamente andrebbe per a perdersi. Cioè, il primo obiettivo che ha la cinofilia è far sì che noi all'interno della nostra famiglia abbiamo cani che vogliono stare con noi, cani socievoli, cani che vogliono vivere con l'uomo e questa è la prima caratteristica che dobbiamo selezionare. Però rispetto a quello che dicevamo all'inizio, che ci sono razze che sono più predisposte a stare con l'umano e razze meno, in quelle che sono meno predisposte noi non andiamo a snaturare quello che... Certamente loro... noi eh, nell'evoluzione della consapevolezza della cenofilia si arriva a comprendere che ci sono razze eh, nate in territori molto lontani e molto aspiri, fatti per non stare troppo vicino alla famiglia, ma a, per stare in montagna, per difendere il gregge o per fare la guardia, e chiaramente queste razze non le possiamo far diventare cani da salotto. Questo è molto importante, è un problema di rispetto. Certamente un cane nato. Per stare in montagna, ma pensate anche solo a un cane straordinario italiano come il pastore Magemman Abruzzese, un cane equilibrato, meraviglioso. Lui ha una caratteristica: difende le greggi dai lupi. Ed è fantastico, molti pastori oggi si lamentano perché il lupo sta tornando ad abitare nel nostro paese e vorrebbero eliminare i lupi per eh, tutelare le greggi. In realtà la soluzione è molto facile, basta prendere. Qualche pastore maremmano. Automaticamente il pastore maremmano si abitua, è bianco anche a stare con le pecore e tiene lontani i lupi da solo. È chiaro che è una cosa fantastica, fa un lavoro bellissimo di tutela sia delle greggi che del lupo, anche, perché non, dobb non dobbiamo più sparargli, no? Lo tiene lontano il pastore. Ma un cane così, se lo mettiamo in salotto, cosa succede? È eh, un cane è difficilissimo, non può stare in salotto con i bambini. Può creare dei problemi, ecco cercare di rendere da salotto un cane così è, è un'offesa al pastore maremmano, noi dobbiamo tutelarlo e c'è un club che lo fa, che è il club di, che, de, che tutela il pastore maremmano ma lo fa nel rispetto delle sue origini. Veniamo all'Enci in Italia perché abbiamo fatto un po' la storia a livello internazionale, abbiamo parlato dell'Inghilterra che è stata lei ad avere quest'idea di andare a catalogare le razze e in Italia cosa succede quindi? In Italia eh, nel 1882 una serie di nobili uomini che si occupavano di, se, di, di, di selezionare cani eh, di razza decide di fondare il, il Kennel Club italiano, si chiamava così in origine. A Milano fonda il, il Kennel Club italiano e eh, comincia ad aprire il primo libro genealogico, che non è nient'altro che un libro dove sono scritti i nomi dei cani e quello dei genitori, perché questo ci siamo detti è la prima cosa che deve esserci in un libro genealogico. Nasce l'ente nazionale della cinofilia italiana che prenderà poi questo nome nel Novecento a seguito del riconoscimento dal eh, governo da parte del Ministero dell'Allora, Ministero dell'Agricoltura, con un regio decreto che ne determina il nuovo nome, Ente Nazionale Cinofilia Italiana. Da allora, in questi 150 anni di storia... L'Enci ha continuato sempre, prima su carta scritta a mano, poi è stampata a macchina e oggi con i sistemi digitali, a tenere i libri genealogici di tutti i cani di razza che sono passati sul nostro territorio. Chiaramente c'è stata un'evoluzione importante perché il libro genealogico non contiene più solamente il nome e il cognome eh, dei genitori, ma contiene tante altre informazioni, che sono le informazioni sulla salute. Sulle caratteristiche morfologiche e sulle caratteristiche comportamentali del cane. Questi sono i tre aspetti fondamentali di un libro genealogico. Ci deve essere un metodo di identificazione, oggi chiaramente usiamo il microchip e il DNA. Ci deve essere un controllo delle patologie ereditarie. Ogni razza ha delle caratteristiche, per cui sappiamo se dobbiamo controllare patologie oculari, osteoscheletriche o di altro tipo, quindi ci sono le analisi che il veterinario fa, fa all'allevatore consapevole prima di fare i cuccioli e poi abbiamo le caratteristiche che dicevamo prima, cioè quello che già gli inglesi guardavano nell'Ottocento, vogliamo vedere che il cane sia, abbia le, le misure, le caratteristiche, il colore. Che è previsto dalla sua razza e poi che si comporti come deve comportarsi un cane di quella razza lì. E questo è fondamentale perché altrimenti perderebbe le caratteristiche originarie. L'Enci fa tutto questo con l'ausilio dei veterinari, dei giudici di esposizione e dei giudici di lavoro, che sono tutti quelli che danno questo tipo di certificazione. Ovviamente non basta perché attorno a questo sistema ci sono anche gli handler. E gli educatori cinofili, gli addestratori enci, cioè tutti quelli che entrano in una filiera di persone che lavorano per quello stesso scopo che è quello di salvaguardare la diversità delle varie razze canine che sono un patrimonio straordinario che ci ha lasciato la storia dell'umanità. Bene, io direi che qui ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria e poi approfondiremo proprio quelle che sono, come posso dire, qual è il ruolo. Del lenci effettivo, adesso abbiamo iniziato a capire, cerchiamo di capire qual è il disciplinare, se ci sono delle regole che bisogna eh, seguire e allo stesso tempo quali possono essere le problematiche, quelle che i nostri telespettatori hanno definite lacune, le valuteremo insieme, cercheremo di capire quali sono questi problemi ed eventualmente come si pensa poi di, di affrontarli. Pausa pubblicitaria. Eccoci qua, bentornati dalla pausa pubblicitaria. Come sapete stiamo facendo la storia dei cani nella cinofilia ufficiale. In studio con noi l'avvocato Clemente Grosso, consigliere Enci, Antonella Ghidini, docente Enci e sociologa, Rossana Giordano, addestratrice e docente Enci e Noemi Podestà, addestratrice e docente Enci. Allora, mh, ci siamo lasciati appunto parlando dell'Enci, dell dell'ente nazionale della cinofilia italiana, abbiamo una chicca da farvi vedere che ci ha portato l'avvocato. Questo è il primo, il primissimo documento, giusto? Sì, questo è il, libro. è il primo libro genealogico. come potete vedere Con il vedere, primo cane, è un italiano, giusto? Sì, di nome Falco. Il primo Falco. cane registrato. E nel 1882 il primo cane che è stato iscritto nel libro genealogico è stato un cane di nome Falco, di cui ovviamente no, è stato iscritto il nome del cane e il proprietario e le sue caratteristiche. Da lì in poi quel cane è diventato un capostipite perché sono stati insegnati figli, nipoti e tutti i cani che sono venuti dopo di lui. Come vedete all'epoca era gestito totalmente a mano e anche con, in bella calligrafia e poi col passare degli anni si è passati all'automatizzazione di questo sistema ma il concetto è sempre lo stesso, si tiene traccia di ogni cane che è passato sul nostro territorio perché solo in questo modo possiamo garantirne... L'origine e la salute. Infatti, io vorrei proprio per poi andare ad affrontare quelle che secondo i nostri telespettatori sono le problematiche, io vorrei andare subito al punto e capire qual è il ruolo dell'Enci. Cioè, cosa, quindi per cosa è nato? In parte l'abbiamo capito che è la tutela delle razze eh, canine, ma ad oggi quali sono i compiti che ha nel territorio italiano? Il ruolo dell'Enci cambia in maniera determinante nel 92 perché eh, a seguito di una direttiva comunitaria e di una legge che è la numero 349, l'Enci viene incaricato formalmente dal nostro governo della tenuta dei libri genealogici del cane di razza. In realtà l'Enci fa ancora quello che faceva prima, ma lo fa anche con una eh, legittimazione dal punto di vista eh, amministrativo. Cosa succede? Che, come abbiamo raccontato prima, noi abbiamo la necessità di sapere qual è la genealogia dei cani, con più finalità, quella sia di salvaguardarne le caratteristiche, ma anche di occuparci della loro salute. Poi diremo meglio che cosa significa evitare la consanguinità, mantenere quella che si chiama variabilità genetica e tutelare la loro, la loro integrità, soprattutto la loro salute. Poi dobbiamo sapere come sono fatti, quanto pesano, quali sono le loro caratteristiche. Poi dobbiamo sapere come si comportano, quindi i risultati delle loro prove di lavoro. Ma soprattutto, questa è la cosa più importante, i risultati delle analisi sanitarie. Quindi noi avremo il DNA depositato, ci saranno dei test che ci diranno se hanno delle malattie geneticamente trasmissibili e poi ci sono delle analisi che si fanno cosiddette in vivo, non sul DNA, per esempio la radiografia per sapere se il cane ha la displasia dell'anca o le analisi oculari per sapere se ha delle malattie geneticamente trasmissibili. Tutto questo oggi è visibile sul sito perché c'è un posto sul sito www.enci.it, c'è un posto che si chiama Libro Genealogico Online, dove attraverso il numero di microchip del cane e, le e i suoi dati, il suo nome, uno può trovare tutte le sue caratteristiche e può trovare soprattutto i dati sanitari. Cioè, il pedigree cosiddetto non è più solo un pezzo di carta come abbiamo visto nelle immagini di prima, ma è un qualche cosa di informatico che si arricchisce sempre di più col passare degli anni e dove va a, vanno a finire tutte le informazioni relative a un cane. Quindi chiunque desideri utilizzare un riproduttore può trovare sul sito dell'Enci tutte le sue caratteristiche anche dal punto di vista sanitario. Avvocato, io le chiedo una cosa, quando noi decidiamo di acquistare un, un cane di razza, questo cane deve avere al seguito questo famoso pedigree che all'allevatore non costa centinaia di euro, come fanno spesso pensare che ci sia questo giochetto, se te lo do senza pedigree costa, non so, 300-400 euro in meno, se te lo do col pedigree costa un tot di più. Eh, quindi questo è obbligatorio per legge, è un documento che deve sempre seguire il cucciolo. Sì. La vendita del Esiste cucciolo. Esiste una norma comunitaria che prevede che non si possa vendere un cane di razza se non è accompagnato da un pedigree. La, la, la Quindi norma. non è soltanto un vezzo, Non è fantasia. Che a il libretto. me tanto non serve perché il mio cane è bello così. No, è come il libretto a me della macchina: così. viaggia con la macchina. Una macchina per circolare deve avere il Questa libretto. È una per legge è una norma comunitaria, c'è anche una sanzione altissima di migliaia di euro prevista per chi vende un cane senza pedigree. Cane di razza, ovviamente. Io posso vendere un meticcio, non ha bisogno di questo. Un cane in Italia è registrato in due posti diversi, è registrato nel registro regionale dell'ASL che adesso sta diventando anche registro nazionale, quindi ogni regione ha l'elenco di tutti i cani di razza non previsti sul territorio, e poi è registrato all'ente nazionale della cenofilia se è un cane di razza. Se viene dall'estero, viene portato in Italia, si può andare in una delegazione del territorio, ogni provincia ha una o più delegazioni, col proprio cane viene messo un timbro sul pedigree con il nuovo numero italiano di fianco a quello del paese d'origine. Da quel momento il cane può essere utilizzato anche come riproduttore nel nostro paese. Questo mito del costo del pedigree va sfatato perché un pedigree costa più o meno 25 euro, quindi stiamo parlando di niente: è il costo della registrazione che l'Enci deve sopportare per tenere questa banca dati e tenere uno un spazio sul suo sito online perché il tuo cane da per sempre avrà il suo posticino, anche dopo morto, con tutte le sue caratteristiche. Quindi è, è un valore, no? Ma in realtà è un costo irrisorio, l'allevatore non deve sopportare un costo per fare questo. Lui per legge deve scriverlo sia alla sua ASL che alla legge all e non può vendere, commette un reato se vende un cane non microciclabile. E qui parliamo di un allevatore e dopo capiremo anche come diventare un allevatore certificato Enci: un privato che ha, mettiamo la femmina e anche il maschio, entrambi con pedigree Enci. Quando fa nascere questa cucciolata, cosa succede? Che diventa allevatore, perché il giorno dopo, se sono nati dei cuccioli, è stato allevatore di quella cucciolata. Ha avuto otto cuccioli e lui è un allevatore di otto cani. Quindi li registrerà, come da abbiamo detto. Da quel momento, detto. prima li registra, eh, farà due cose. Quando nascono farà un modello A, che è il modello di denuncia della cucciolata. Sono nati dei cuccioli, quindi denuncia di monte, nascita cucciolata, dirà a Lenci, guardate che mi sono nati otto cuccioli, quattro maschi, quattro femmine, per esempio. Poi verrà il veterinario dell'ASL e inoculerà il microchip prima dei 60 giorni, perché non si può cedere un cucciolo prima di 60 giorni. Altro aspetto, importantissimo, Altro aspetto eh. importantissimo perché deve stare con la mamma e con i fratellini soprattutto per 60 giorni e non si può cedere se non ha il microchip. Dopodiché, quando il, i cuccioli saranno cresciuti, e entro tre mesi l'allevatore, o il proprietario, il privato, ma che a questo punto è diventato un piccolo nuovo allevatore. Farà quello che si chiama modello B, in cui metterà il nome dei cuccioli, il loro colore, il loro microchip, allegando i documenti dell'ASL. In questo modo l'Enci potrà sul suo sito inserire i dati del libro genealogico eh, dei genitori di questi cuccioli e anche i dati dell'ASL. Domanda, mm, questo privato è, è alle prime armi decide di fare questa cucciolata in maniera un po' scriteriata perché non sa cosa andrà incontro, eccetera. A questo punto.. Viene subito passato sotto l'Enci, cioè come allevatore Enci, non, non ci sono degli step che l'Enci dà a questi futuri allevatori per far sì che ci sia una garanzia di fronte a questo nome, di fronte a questo pedigree quando noi andiamo ad acquistare? Allora. Ci sono dei controlli che vengono effettuati? Certo, questo è un, con, è un concetto molto complesso che va spiegato molto bene perché ogni paese ha cercato di darci un sistema di controllo differente. C'è un sistema cosiddetto francese, c'è il sistema tedesco, il sistema italiano è un sistema, come sempre, tipico del nostro paese, un po' fantasioso e funzionato meglio degli altri. Noi siamo una delle cenofilie più evolute del mondo, probabilmente perché abbiamo anche un sistema di controlli particolarmente funzionante. E bisogna raccontarlo nella sua interezza. Noi abbiamo un sistema cosiddetto di doppia selezione, abbiamo la selezione ordinaria e la riproduzione selezionata. Sono due livelli diversi. La riproduzione ordinaria tiene conto di quello che si faceva nel 1882, chi è il papà, chi è la mamma. Se i genitori sono controllati, i cuccioli saranno figli di quei cani lì e basta, non c'è una garanzia. Sono controllati perché l'Enci va a vedere effettivamente quella cucciolata, statisticamente vengono controllate a campione, può fare un controllo del DNA, può verificare delle caratteristiche, ma essenzialmente si occupa di dire chi sono i genitori. Poi c'è una riproduzione selezionata con un numero più ridotto di cani che invece è quella in cui vengono richiesti i controlli maggiori, vengono richiesti i controlli della salute, il DNA, eh, aspetti morfologici e aspetti del carattere. E questo viene poi trascritto sul pedigree, cioè sui vari produttori selezionati. Di colore diverso addirittura, c'è il pedigree ordinario e c'è il pedigree, eh, quello grigio e quello rosa, che è, chiaramente ha un valore differente. Noi premiamo gli allevatori o i privati anche che decidono di sottoporsi a questi controlli con un pedigree diverso, con una qualità diversa e con delle caratteristiche diverse, sono più di vent'anni che facciamo questo. Questo ci porta a un risultato importantissimo, e cioè che noi abbiamo da un lato il massimo numero di soggetti registrati, che è molto importante perché noi non vogliamo perdere il dato. Quando nasce una cucciolata da un privato, da un maschio e da una femmina che sono iscritti, noi vogliamo sapere com'è quella cucciolata, perché è un documento importantissimo per il futuro di quella razza, anche se non hanno avuto dei controlli. Quindi è importante sapere di chi sono figli. Se avranno dei problemi sapremo che quella linea può portare questi problemi e quindi è un dato fondamentale per il futuro della razza. Dall'altra parte vogliamo invece che i cani selezionati, i cani garantiti, i cani con dei controlli maggiori vengano premiati ed evidenziati. Quindi il doppio, la doppio controllo è fondamentale. E vi racconto un'esperienza un diversa perché altri paesi hanno fatto qualcosa di differente. Per esempio la Germania ha deciso di non dare Pedigree ai soggetti cui i genitori non vengono controllati. Quindi se io non faccio la radiografia della displasia, una prova di lavoro piccolina, un'esposizione, tutto quello che devo fare sia al papà che alla mamma, la cucciolata nascerà come fossero dei meticci. Questa è l'idea tedesca della selezione. Sapete qual è il risultato? Che tutte le più famose razze tedesche sono allevate meglio in Italia che in Germania. Il campione del mondo del pastore tedesco 2021, perché si fa a ottobre. È un cane italiano, si chiama Mondo di Casa Palomba, più italiano di così si muore, non è più un cane tedesco. Perché questo? Perché noi italiani abbiamo capito una cosa che è fondamentale, e cioè che per il benessere del cane servono due cose. Uno sono i controlli e l'altra, dobbiamo usare un'altra parola brutta della scienza, si chiama variabilità genetica, ossia noi dobbiamo garantire che ci sia meno consanguinità possibile. Per fare questo abbiamo bisogno di una popolazione molto grande. Abbiamo bisogno di più cani possibili in riproduzione, non possiamo perdere nessuno. E questo che bisogna spiegare a tutti I, i, i privati che fanno la loro cucciolata con il loro cagnetto sono preziosi perché ci garantiscono che useranno quel riproduttore in più rispetto a quello usato dall'allevatore professionale. Cosa dobbiamo fare con i privati? Dobbiamo educarli. Dobbiamo insegnargli come si scelgono i produttori. Questo è il lavoro che devono fare i veterinari sul territorio, i gruppi cinofili che sono le nostre delegazioni in ogni provincia e anche la, la cinofilia, le, le società specializzate di razza e gli allevatori stessi che li guidano dove hanno preso il cane e che gli possono consigliare nel fare l'accoppiamento. Ma ricordiamoci sempre che il privato è il vero tesoro della cinofilia perché ogni cane che viene impiegato è un cane in più che aggiungiamo alla catena della preservazione Sperando della razza. Sperando che lavorino bene però, eh? Ma Sperando se lavorano che... male si estinguono da soli, il nostro compito è usa usiamoli tutti questi cani, perché la salute di una razza è direttamente proporzionale al numero dei riproduttori, più ne abbiamo più sono sani. Eh, avvocato, questa è una cosa molto seria che io stesso ho potuto constatare, allevamenti molto importanti, molto importanti, che vendono cani malati e si sa. E continuano a lavorare in perterriti. Come può Lenci andare a scovare come può chi acquista, denunciare anche di fronte a Lenci ed essere ascoltato? Allora, non tutti gli allevatori importanti sono soci Enci. Stiamo sui soci Enci, no? Lenci ha un codice etico. Se stiamo sui soci Enci vi garantisco abbiamo la più grande e, e più elevata cenofilia al mondo per qualità. Forse il rimprovero che noi dobbiamo fare ai nostri allevatori non è di non avere un'altissima qualità, parlo dei soci Enci, è di, fare, di puntare troppo solo sulla qualità, perché alla fine il mercato vuole anche dei cani normali per eh, l'appartamento e alla fine qualcuno può correre la tentazione per risparmiare qualcosa di andare in un negozio. Ed è un peccato, perché i cani italiani sono una meraviglia. Ma il più grosso difetto che, fa, che ha l'allevatore italiano è di puntare sempre al massimo. E infatti vinciamo su ring di tutto il mondo e sulle prove di lavoro di tutto il mondo non esiste una, una disciplina, una categoria in cui non ci sia un campione del mondo italiano. È questo vero è però a volte magari può andare anche a discapito della salute. Non necessariamente, anzi, il, la, la garanzia. Ma quando accade, avvocato. Quando accade è una brutta cosa. E cosa possiamo fare in questo caso? Ci si sta lavorando. Certamente gli allevatori soci dell'ENCI hanno sottoscritto un codice etico e vengono controllati. E se qualcuno segnala un problema con un Quindi allevatore, si può segnalare all certamente c'è una commissione di disciplina e c'è anche una commissione tecnica che si occupano di tutto questo. Però io vorrei porre la vostra attenzione su questo aspetto. Un cane di razza è un cane di cui sappiamo tutto, perché il pedigree, è quello che ci pedigree moderno, il pedigree online, ci consente di conoscere tutto di quel cane. Se noi cerchiamo di acquistare un cane che proviene da una riproduzione selezionata, in cui i genitori sono controllati anche dal punto di vista della salute, avremo altissime garanzie. Perché statisticamente avremo molto meno problemi. Poi a ciascuno di noi può nascere domani un figlio con delle tare genetiche. Sicuro. E questo fa parte della casualità della sicuro. genetica. sicuro, però Do tre cani su tre che arrivano dallo stesso allevamento, parlo di bulldog inglesi. Tutti morti sotto i quattro anni, pagati fior fiore di soldi. Lì stiamo parlando di... E io so per certo che sia sì, certificato ma... ENCI. Io vi invito a fare atten... molta attenzione a questo. Certificato non vuol dire nulla, ossia l'ENCI per legge deve concedere il pedigree a tutti coloro che hanno un cane figlio di cane col pedigree. Perché questo è l'incarico che gli ha dato il Ministero delle politiche agricole e forestali. E lo deve fare uguale per tutti, allo stesso prezzo per tutti, non può neanche più fare lo sconto ai soci, perché siamo tutti uguali davanti allo Stato. Non è più un'attività che l'Enci fa per sport. La riproduzione ordinaria la fa su incarico del Ministero. Quindi se due cani hanno il pedigree, in Italia avranno il pedigree anche i figli. Punto primo. Punto secondo. La Federazione Mondiale FCI, Federazione Sinologica Internazionale, tutela il nome dell'allevamento, cosiddetto affisso a prescindere dal fatto che uno sia socio o non socio dell'ENCI e che i cani siano buoni o cattivi. Nel momento in cui io registro attraverso l'ENCI il mio nome e la federazione internazionale, quel nome viene riconosciuto a prescindere dalla qualità. È un cognome, serve ad attestare la provenienza. Anche quello non è un certificato di qualità. Ripeto ancora una volta, l'unico certificato di qualità è il pedigree da riproduzione selezionata. Mi sento di escludere che quei tre cani su tre malati eccetera avessero i genitori sì. se selezionati. Posso garantire che se fuori dalla trasmissione le dirò anche chi. Saranno malati, saranno venuti da allevatori riconosciuti. Mi sembra difficile che i genitori abbiano avuto la selezione, anche la, perché nel mondo del bulldog inglese Ma nel bulldog la riproduzione selezionata è una cosa diversa. Attenzione. Abbiamo parecchi problemi, bisognerà andare a lavorarci su quella parte lì. Poi ogni razza sicuramente ogni razza avrà suo i suoi nei, eh. però nel mondo inglese e, e francese... È chiaro che il mondo del bulldog è un mondo particolare, non è una razza italiana, non, non siamo noi ad avere la tutela del, eh, dello standard di quella razza e quindi all'interno di quella razza possiamo dire pochissimo perché i criteri li pongono i francesi e gli inglesi. Quello che noi possiamo fare è chiedere agli allevatori di fare dei test sanitari. So che esiste una grossa polemica su quelle che si chiamano razze ipertipiche brachignate, cioè brachimorfe, brachicefale e prognate. Significa che hanno il muso molto corto e con il morso prognato. Ebbene, su questo tipo di razze... Chiaramente l'esasperazione può portare dei problemi. Certo. Una razza eh, brachignata è il, il boxer, che non ha nessun problema: sono un cane che vivono una vita normale, fanno anche un sacco di sport e non ci creano problemi. Se andiamo a cercare l'esasperazione, nel buldo possiamo trovare dei soggetti esasperati con dei problemi. Mi creda, 90 su 100 è il proprietario che va a cercarselo esasperato, perché gli allevatori bravi, quelli che seguono il percorso salute Enci, quelli che seguono le certificazioni non fanno cani malati. Su qua e fa, di sento. E fanno eh, comunque, di, tutto, di tutto per cercare <ride> di tenere il cani suo pensiero. Ma eh, non che io non creda nel Io dico che penso sia molto difficile avere un controllo capillare su tutti gli associati. Secondo me è un po' scontato. Noi sul non vogliamo discorso... avere un controllo capillare su tutti gli associati. Se lei ha seguito quello che gli ho spiegato, funzioniamo mm. diversamente. Mm. Lo Stato ci dà un compito. Noi facciamo in questo momento 200.000 pedigree all'anno. Neanche la polizia di Stato no, no, può no, andare a casa compreso, di 200.000 pedigree. Quello che è importante è una cosa diversa: è che noi, attraverso la diffusione di una corretta cultura cinofila, spieghiamo innanzitutto ai proprietari e, e, e come si deve comprare un cucciolo e poi agli allevatori qual è il modo corretto di selezionare un cane di razza, il è chiaro che finché la moda porterà la gente a cercare cani estremi, ok però dovrebbe essere av anche l'allevatore. È vero che le persone sbagliano, eh. È verissimo, è verissimo che vanno sempre sull'estremo. Però anche l'allevatore associato a Enci dovrebbe seguire determinati criteri ed essere controllato e non arrivare a fare dei cani esasperati che poi metterà sul mercato, perché allora è un cane che si morde la coda, io credo. È un gatto che si morde la coda perché i cani, per fortuna, se la mordono poco. <ride> e certamente, eh, abbiamo toccato veramente eh, le problematiche. Sono delle problematiche. Nascondersi. sono delle problematiche. Immagino che voi stiate che lavorando anche per andare a ci migliorare. Si sta lavorando condizioni. molto e, credetemi, su 200.000 eh, cani all'anno eh, ne abbiamo toccati tre. In realtà, sono numeri veramente irrisori. Io vorrei che noi ragionassimo un attimo sui numeri, perché forse attraverso l'analisi dei numeri noi capiamo un po' meglio che cosa succede nel nostro paese. E uno degli errori più grossi che si fanno è dire, io ho il mio vicino di casa che ha comprato un cucciolo di bulldog e io so tutto di quel cucciolo di bulldog. Concordo. lì. Concordo. Forse dobbiamo incominciare a ragionare, metterci nel panni dell'Enci e incominciare a ragionare su quello che succede nel nostro paese. Ve lo dico in tre parole. Fonte Nielsen, la più grande società di indagini di mercato al mondo, in Italia ci sono più di 7 milioni di cani. Fonte Nielsen sempre e eh, associazioni veterinarie, per mantenere una popolazione vivente di più di 7 milioni di cani vuol dire che in Italia arrivano un milione di cuccioli all'anno. Un milione di cuccioli all'anno. Questo numero dobbiamo stamparcelo molto bene. Di questo milione... 200.000 cuccioli sono quelli certificati dall'ENCI. Ci saranno anche tre bulldog malati lì dentro, ma sono solo 200.000, il 20%, una goccia nel mare. Gli altri 800.000 cani non sappiamo nulla, non hanno un pelligrino. L'ENCI su questi cani non, non può fare può, nulla. Non ha diritto di fare nulla. E pensate che di questi 800.000 cani, meno della metà sono meticci sono quelli che abbiamo salvato dalla strada, abbiamo portato, abbiamo recuperato. Gli altri sono cani che arrivano illecitamente dall'est. Vivono in una gabbia di polli, vengono portati via la mamma a 30 giorni e portati qui. Purtroppo è vero. Allora io mi lancio un appello a tutti i telespettatori, a tutte le televisioni che si occupano di queste materie e a tutti gli amanti degli animali. Attenzione. Se volete salvare gli animali e il loro benessere vi sta a cuore non puntate solo il dito sui tre sbagli che ha fatto quel signore lì, tre su tre di quella cucciolata. Ha sbagliato, non c'è problema, bisogna risolverlo quel problema. Ma non sono quei tre cani lì che ci devono interessare. E neanche, permettetemi, i 200.000 su cui noi facciamo tutti i controlli possibili e ne faremo sempre di più. Perché attraverso l'informatica e attraverso la genetica l'Italia sta facendo un percorso, grazie a Mars, che è la, la più grande eh, multinazionale mondiale, insieme a Francia e Spagna, per fare un lavoro di ricerca sul genoma canino e cercare di avere ancora più salute nella nostra produzione, quindi siamo all'avanguardia al mondo da questo punto di vista, non, è, non sono quei 200.000 lì, non è il futuro di questi 200.000 che ci deve preoccupare, sono gli altri 800.000, che è un numero spaventoso di cani che non hanno futuro, che arrivano senza controlli, senza pedigree, che hanno avuto sofferenze fin dalla nascita, sono stati allevati come i polli, sono stati strappati alla mamma a metà del loro svezzamento, a 30 giorni vengono infilati su un camion e portati qui. Quelli devono essere la nostra attenzione. Lì c'è l'errore, perché questi 800.000 cani non avranno salute e non avranno... Ma voi garanzie. come Enci cosa, cosa proponete allo Stato italiano per andare a arginare questo fenomeno? Noi stiamo collaborando. Con lo Stato, col Ministero delle Politiche Agricole e con la Polizia di Stato. L'Enci ha un, una collaborazione straordinaria con tutte le autorità e negli ultimi anni di presidenza eh, Muto, che è il nostro attuale presidente, c'è un rapporto di collaborazione con le forze dell'ordine straordinario proprio per arginare tutto questo. Una mano, se posso dire, nel male ce l'ha data anche il virus perché in questi ultimi anni è stato più difficile importare i cani dall'est e quindi è aumentato il numero di cani nato e allevato in Italia. Questo ha dato un po' di respiro ai nostri allevatori a fronte di un mercato che invece è drogato dall'arrivo di questi cuccioli a basso prezzo ma di bassa qualità che arrivano dall'est. Ecco, quello che è importante e è che. E poi, tra l'altro, hanno un'aspettativa di vita molto breve, eh, questi cuccioli qua. Ma carini. certamente, perché se sono malati gli succederà di tutto e comunque daranno dei problemi anche ai futuri proprietari, magari anche di carattere, magari mordono i bambini in casa o hanno altri problemi. Certo. E allora, io invito tutti quanti a spiegare a ciascuno, quando decide di, di prendere un cane, di cercare un allevatore in Italia, a prescindere dalla qualità, anche se non sarà il super cane d'esposizione. Cercate un allevatore italiano perché solo così sapete da dove arriva. Vedrete i genitori e il cucciolo lo vedrete bello, felice insieme ai suoi fratellini. Questa è l'unica vera garanzia di benessere del cane. E questi 800.000 cani che arrivano non si sa da dove devono ridursi. Io andrei a fare una precisazione in più, non andrei proprio in generale. Io andrei a selezionare bene chi lo fa con passione e con attenzione perché io rimango dalla mia idea. Purtroppo non sempre. Non sempre c'è questa attenzione al benessere dell'animale, purtroppo non c'è. Saranno una piccola parte, è vero, saranno una piccola parte, però purtroppo... Se è fatto in Italia il livello di attenzione sarà cento volte migliore rispetto a quello migliore. della gabbia dei polli dell'Ungheria. Dobbiamo casi cominciare in me però, eh. a mettere delle priorità. E il cittadino consapevole deve sapere che la prima cosa che deve sapere è dove vado a prenderlo. Se io vado a vedere il cucciolo con i suoi fratellini e lo vedo quello felice, è, è un passo avanti. Poi l'errore ci starà sempre. Ma intanto voglio vederlo con i suoi fratellini lì che e gioca mamma, in mezzo e certo, la mamma. Certo. Poi posso vedere gli altri passaggi. Io ho una certezza, se lo compro in un negozio, quello è frutto di un traffico, di un reato e di un maltrattamento. Non diventiamo complici di quelli che maltrattano i cani. Questa è la prima cosa che dobbiamo dire. Diamo la pausa pubblicitaria, seconda, rimanete con noi perché entriamo e approfondiremo anche le sezioni eh, di addestramento che sono molto, molto importanti con le prove di lavoro e soprattutto i corsi di addestramento che siano certificati ENCI. Pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Eccoci qua, bentornati dalla pausa pubblicitaria, stiamo parlando come sapete della storia dei cani nella cinofilia ufficiale e eh, sicuramente penso che un argomento importante sia anche proprio capire perché le mode, eh, quello che diciamo il, il cliente, il cittadino richiede, anche tutto quello che arriva dall'Est Europa, determinate forme, colori, gli esotici eccetera eccetera. Vadano anche a influenzare, Antonella, quelle che sono, eh, come posso dire, anche le difficoltà nel nostro paese sulla selezione dei cani. Esatto. Allora spesso noi ci preoccupiamo giustamente della formazione che deve avere un allevatore e di tutto quello che deve fare un ente nazionale come, come l'Enci appunto, che non dimentichiamoci, è un'associazione che nasce come associazione di allevatori. Eh, Appunto per promuovere l'allevamento del cane di razza, ma non dobbiamo dimenticarci che i problemi partono sempre dalla testa e la testa è il mercato. Cioè, la persona non educata, il cittadino comune, insomma, che non è educato a livello cinofilo, fa fatica a capire che il cane non deve essere fatto in funzione di una moda o comunque sia di alcune aspettative magari fantasiose che ha. Va da sé che se le persone continuano a chiedere il cane mignon, piccolo, sempre più piccolo rispetto a quello che lo standard invece propone, è anche logico che verranno fatti cani sempre meno sani e verranno fatti magari proprio di, da quella subcultura. Eh, tra virgolette non cinofila perché è una subcultura, non sono allevatori, comunque sia che registrano i cani, creando queste forme aberranti di selezione, tra virgolette, chiamiamola selezione perché selezione comunque è esotica. Quindi cosa succede? Succede che il mercato poi chiede qualcosa all'allevatore, in questo caso l'allevatore Enci, che si attiene uno standard, che viene comunque sia controllato o che fa del, tutto il possibile per avere una corretta genetica sulle proprie linee, si trova a essere fuori dal mercato e quindi queste fasce eh, di richieste vengono colmate da chi? Da allevamenti spesso esteri oppure anche italiani, io quelli che chiamo gli allevamenti del sottoscala li chiamo, comunque sia sì, le persone che accoppiano e creano delle razze così di moda, anche nelle razze che dici tu, cioè parlavi di, dei bulldog inglesi e francesi, c'è un allevamento parallelo, rispetto a cani tracciati da un petigri, enorme. E con le patologie di cani che normalmente sono normalmente più sensibili, magari perché come sono costruiti hanno già delle fragilità nella costruzione, è più facile da lì scivolare nel cane che non rispetta le, proprio le basi del benessere. Non dico della razza, ma del cane in generale. Abbiamo parlato prima con l'Avvocato Grosso, abbiamo parlato del Chihuahua, ma a me veniva da ridere quando diceva questo cane che in Messico gira tra i cactus, quindi vuol dire che il Chihuahua esiste fuori dalla borsetta. Cioè, abbiamo capito una cosa importantissima oggi, che esiste una dimensione per questa razza che è fuori dalla borsa. Capite che cosa vuol dire parlare di funzionalità? Che non è che deve essere il cane funzionale, deve essere il Doberman soltanto o il Passo Tedesco. Anche nel cane toy, anche nel cane piccolo, anche nel cane che ha delle caratteristiche che sono così, diciamo, borderline, ci può essere una certa funzionalità. Perché se queste razze ci sono, è perché aveva un senso la costruzione fatta in un certo modo, la loro funzione e anche, oserei dire adesso. Il discorso memoria di razza, perché la razza, noi adesso stiamo vedendo una tolettatura di, di questo, cos'è un pomerania, credo, eh, ecco, anche in, questa, in queste razze che si sembrano del, delle bambole, c'è tutto un lavoro di selezione alla base che tiene presente anche il benessere animale. Quando noi andiamo a preferire un allevatore che può produrci una, parliamo di certificazione, in realtà il pedigree, c'è scritto certificato, è un certificato, ma è un certificato per dire, è una, un modo per tracciare, è comunque un modo per sapere cosa abbiamo alle spalle. Non è, come vi ho detto tante volte, solo un pezzo di carta, ma ci dà il modo di tracciare tutta una genetica fino alla quarta generazione, ma anche oltre, se andiamo poi a vedere tutto quello che c'è dietro passando dal, dal bisnonno e quello che c'è ancora dietro. E ci può dare le informazioni. Naturalmente, se il mercato non riesce a capire la varietà di questa, di questa infatti, vi diciamo certificato di iscrizione, no? di questa iscrizione, la varietà che ha e lo vede soltanto come della carta stampata, naturalmente si perdono, si perdono tanti elementi. E come abbiamo detto prima, si arriva poi ad avere cani malati. Abbiamo detto giustamente con l'avvocato grosso, è vero, ci sono dei cani naturalmente mal selezionati, come è una cosa umana, anche tra allevatori che hanno un affisso, tra allevatori, eh, beh, è logico perché nessuno, nessune, eh, nessuna struttura è perfetta, ma il problema è tutta questa, questa parte oscura di cinofilia che noi non riusciamo è a tracciare. Sicuramente qual è la parte più pericolosa perché è quella che non si riesce effettivamente a controllare. Però il problema sta anche nel cittadino che va a cercare il cane, fa tirare il prezzo, perché i test eretici Puole costano... Vuole il in un determinato modo al prezzo minore possibile, tanto che guardano... I soliti canali che sia subito eh, certo. per trovare il cane veramente al prezzo minore e, addi e addirittura vengono dati i cani che non hanno neanche il microchip. Così gli dicono se ti do il cane, questa è proprio tutta però, la parte oscura. Lo so, però e eh, siamo sempre qua. La legge non la metti ignoranza. Allora, se tu compri una macchina e hai bisogno del liberto di circolazione, e tu compri un cane e ti, ti infinocchiano e ti dicono: ma no, ah. non prenderlo, Prendi non prendere il cane con Petigri, prendilo senza peti, tanto è uguale faccio 300 euro di sconto e la gente si accontenta di quello e, e vede questa bufala, e il problema sta anche, nella, diciamo, in tutto quello che sta, nell'informazione che sta alla base certo. del privato cittadino. Adesso parleremo di addestramento, parleremo di addestratori. L'ENCI, eh, diciamo, è preposta anche a patrocinare determinate formazioni, che siano dell'addestratore, che sia Dell'allevatore, ci sono anche i master Enci, poniamo, no? C'è cioè, il master allevamento che, che, che io mi ricordo, ho fatto forse il primo ancora che, che, che hanno fatto. Parlo di quasi non so, forse 15 anni fa, è stato il primo, quello fatto a Palazzo Trecchi, è stato qua a, Cremona, qua a Cremona. A Cremona è stato fatto il primo master. Quindi per dire, ci sono delle, eh, dei percorsi formativi, però io credo che. Sempre collegandoci con tutta questa parte oscura di cinofilia non ufficiale che produce cani non soltanto malati fisi fisicamente ma magari con dei problemi caratteriali che poi vanno Bellissimo. risolti anche attraverso gli addestratori. Quindi ci ricolleghiamo all'altro argomento della giornata, appunto il fatto di poter valutare il cane, poter fare un percorso formativo per il binomio, un percorso fatto da personale però preparato, preparato non soltanto sulla carta. E lei ci fa anche questo, c'è l'albo destratori, poniamo. Poi, se la gente va dal, dal cugino perché è bravo ad addestrare i cani e va dalla, dal nipote dello zio perché quello ha in giardino due cani che magari sono... sono però la mia cania è, è particolarmente piccola e magari lo standard non prevede quella misura, però la gente vuole il cani più piccolo, capisci che, come si dice, eh, la gente deve anche imparare a, uh, a fare della, diciamo... No, beh, chiaro. Delle lì, scelte eh, consapevoli. Se, va, se sceglie questa strada poi non si deve lamentare perché lì è chiaro che... Però proprio... quanti onestamente non ti eh. dicono io ho voluto risparmiare o si lamentano dopo? <ride> oppure vanno dall'allevatore e gli dicono sì, mi dia magari l'ultima scelta di cucciolata perché non voglio spendere. Poi bisogna essere sempre sinceri, certo. no? Il dopo bisogna dire le cose certo. come sono state veramente, dopo aver fatto la scelta sbagliata. Certo. Veniamo a questi corsi, Antonella e poi anche insieme all'Avvocato eh, Grosso. Cerchiamo di capire su cosa puntate e come effettivamente si sviluppano. Parto da lei, Avvocato. Benissimo. Ma il, lo scopo in questo momento dei corsi ENCI è di diffondere la cultura cinofila. E di diffonderla dalla base, cioè da quelli che hanno a che fare con eh, gli addestratori e hanno a che fare con i proprietari, quindi i futuri proprietari o gli attuali proprietari. La scelta che ha fatto Lenci è quella di dare una formazione di base a più gente possibile, questo è stato il primo obiettivo, quindi bisogna formare degli istruttori, come avete qua in trasmissione, eh, d'esempio, il più capaci possibile che abbiano un'esperienza specifica nelle, nelle loro razze, nelle loro prove, che siano in grado di trasmettere questo tipo di cultura alla, alla gente. E uno dei premi fondamentali è proprio quello di combattere un'ignoranza di fondo che è anche una problematica del mercato, noi la chiamiamo un po' la sindrome di Walt Disney, ossia eh, Walt Disney è diventato ricco perché ha scoperto che se quelle caratteristiche di cui vi parlavo prima, che si chiamano quella della neotenia, cioè l'aspetto da cucciolo, li metteva anche su Mickey Mouse. La Babyface. Le, baby le principesse Disney? Esatto. Sono donne che hanno delle caratteristiche da bambine. E, e il Topolino è fatto così: il Topolino più antico, aveva il muso più lungo, poi gliel'hanno schiacciato come il bulldog, no? e l'hanno fatto diventare un cane ipertipico, no? un topo ipertipico, perché aveva la faccia più da cucciolo. Questa cosa ha determinato un successo straordinario, con la gente ancora ferma lì. Allora, noi abbiamo bisogno oggi di tecnici che invece conoscano l'etologia, che abbiano letto Lorenz, Trumler e tutti i maestri di questa materia e che siano in grado di tradurli in parole semplici per i proprietari dei cani che piano piano diventeranno eh, i loro clienti, tra virgolette, o comunque eh, gli utilizzatori di questo tipo di servizio. Allora è una questione di responsabilità da parte dell'Enci diffondere il più possibile la cultura cinofila, non solo. Dal punto di vista del specifico superamento di un esame, o la preparazione di, una, di un cane, voglio fare l'handler, come lo spongo in esposizione, o una prova di lavoro, ma anche proprio andare a cercare eh, le basi etologiche della, della cineofilia, i principi generali, perché sempre più tecnici abbiano una preparazione di base per poter spiegare il perché le cose avvengono. Poi uno può specializzarsi in un determinato settore adesso stiamo vedendo delle immagini delle, delle prove di utilità e difesa ci sono le prove per i cani da ferma ci sono quelle dell'agility ci sono quelle eh, dell'obedience o dei cani da tana veramente la... Eh, la Greggio, adesso eh, vediamo proprio insieme a loro io direi Antonella se mi fai un quadro generale di quella che è l'introduzione del corso e poi vediamo in base alle sezioni sì allora, ehm, tra l'altro io questi... Come, diciamo, come giornata, qui rappresento un po' il, il gruppo Cinofilo Varesino, che è uno dei gruppi cinofili che da qualche anno, come tanti altri in Italia, eh, però il nostro, il nostro un pochino più tardivamente, che non ci siamo mai occupati di, di questa formazione appunto dei corsi addestratori, da qualche anno ha cominciato eh, ad avere un'equipe, sempre i stessi docenti, con poche variazioni, eh, e fornire e dare la possibilità di avere questo, diciamo, questo prodotto che noi appunto eh, lanciamo per i nostri soci e non, eh, che è appunto il corso addestratori, finora abbiamo fatto solamente la sezione 1 che la sezione 1 è utilità e difesa ma eh, la, nostra, la nostra così, mh, come si può dire, il nostro obiettivo sarebbe quello di avere 1, 2, 3 più il corso Ender, quest'anno probabilmente ma qui con noi c'è Rossana che ha curato proprio con, con un'equipe di diciamo delle, di soliti noti perché siamo anche abbastanza eh, diciamo complementari e abbiamo un'equipe di persone che si conoscono molto bene riesco a dare questo prodotto secondo me con una, una bella variabilità anche di esperienze eh, vi spiegherà meglio però quest'anno vogliamo almeno poter proporre un corso addestratore eh, con almeno due sezioni su tre cioè la sezione 1 e la sezione 3 eh, che è quella appunto della caccia, che si di caccia ore. E poi ci sarà appunto anche un'altra, che non è una sezione, ma una cosa a parte, che sarà appunto la, 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 la formazione per handler, Engler. che avrà una parte comune, una parte teorica comune, eh, con più ore del, del, minimo, del minimo sindacabile, diciamo, nel minimo consentito, ma ne abbiamo qual, qualcosa in più. Vogliamo cercare di dare una formazione un po' più, più profonda, eh, anche appunto per quanto riguarda la parte di, di handling, appunto. E poi. Dopo la parte comune ci saranno delle varie specializzazioni che vi spiegherà appunto eh, Rossana. Con noi infatti abbiamo non, non per niente eh, qui anche Noemi eh, Podestà che eh, si occupa invece di una sezione che quest'anno non inseriremo eh, perché abbiamo ancora qualche difficoltà a fare tutto quanto, il programma, il pacchetto, ma che si occupa in particolar modo delle lezioni eh, della sezione 2 che Appunto, quella del cane da gregge, da bestiame. Diciamo così, da bestiame è più corretto dire. Quindi, diciamo che la, ci piacerebbe appunto con più gruppi cinofili, come stiamo cercando di fare quest'anno, messi insieme perché ci sarà partecipazione anche del gruppo cinofilo savonese e quello sedrianese molto probabilmente: eh, con più gruppi, gruppi cinofili, dare un pacchetto di ore con docenti eh, competenti con tutto il panorama di tutte le sezioni possibili eh, certo. ecco, a disposizione per eventuali nostri allievi. Ecco, passo a Rossana. Mm, facciamo un attimo, cerchiamo di capire queste sezioni. Partiamo dalla sezione 1. Sì, ehm, come diceva Clemente, poi, le, le sezioni corsi per addestratori sono, a mio parere, il corpo di guardia della cinofilia, no? Cioè, ehm, dovrebbe essere quella formazione di tecnici che portano il proprietario medio a diventare consapevole di quello che è un cane. E la sezione 1, all'interno delle tre sezioni, compresa quella handler, è probabilmente la fanteria, siamo i marinsi, insomma, quelli che vengono in avanti e che fanno la prima sgrossatura proprio. Eh, perché? Perché la sezione 1 ha già di per sé un titolo lunghissimo, no? Cani da compagnia sport, utilità e agility, agility come se fosse un mondo a parte, perché lo è, è la, la sezione che quindi prende il proprietario medio che, come normalmente accade, prende un cane e si approccia al campo pensando di fare agility perché così il cane si sfoga, questa è un po' la frase che ci siamo sentiti dire mille volte. Eh, e magari ha un meticcio di Leonberger, ecco per dire <ride> insomma, un, un complesso di, di problematiche comuni. Pure che lo facciamo giocare? Sì, 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 sì eh, lo, lo porta in campo così gli altri lo fanno giocare, insomma, uh -huh. c'è cioè, tutta un po' una dinamica per cui l'approccio al corso addestratori sezione 1: questo è anche bello, però viene fatto con la passione spontanea eh, di chi ama i cani. E, e molto spesso noi approcciamo dice, spiegando che in realtà prima bisogna amare le persone, perché l'addestratore è quello che si mette con pazienza a spiegare al proprietario e non al cane. Che il suo cane ha una storia dietro, ha quel famoso cane giallo piccolino che eh, poi si è trasformato insieme all'uomo per accompagnarlo nelle più disparate attività e in contesti storici, ambientali, sociali completamente diversi. E, per questo noi battiamo sempre sul andare eh, ad unire anche le tre sezioni, perché il proprietario medio non sa nemmeno che genere di cane ha preso. Molto spesso l'ha preso per una moda, per un per un film, quante volte l'abbiamo sentito dire. L'ha preso per motivazione oh, Così, ho sì. sentito anche che è capitato. È successo, me l'hanno regalato, questo è vero? Sì, è molto diffuso. e. Tra l'altro comunque sono motivazioni con cui forse un po' tutti abbiamo iniziato, eh, perché comunque da qualche parte bisogna far partire, iniziare. quindi mh, non sono motivazioni deprecabili, sono motivazioni semplicemente poco consapevoli. E da lì bisogna cominciare a capire che c'è un mondo nel benessere animale che parte proprio dalla gestione, dall'educazione, dalla convivenza del binomio nella società e poi piano piano una valorizzazione di questo binomio e della razza o almeno della provenienza neotenica del cane che è arrivato a questo corso no? per cui con Noemi da tempo collaboriamo per cercare di dire ma guarda hai per molto spesso non, non parliamo difficilmente abbiamo cani di razza però diciamo ma hai un meticcio di border perché con cui hai tante difficoltà e insegui le biciclette senti, vieni il venerdì che Noemi è da noi e Guarda un po' chi è il tuo metiggio di border in fondo in fondo. No? Così come eh, capita appunto di, di combattere contro, ehm, perdonami il termine, un buonismo legato a tutte le polemiche contro la caccia, eh, senza considerare che al di là di, no, non entro nemmeno nel merito di tutto quello che può essere comunque la tutela del selvatico e, e via dicendo, esistono, forse la caccia è il primo motivo per cui uomo e cane si sono avvicinati. Per cui esistono tantissimi cani che hanno una forte attitudine eh, allo scovo, eh, all'inseguimento e anche all'uccisione e dunque eh, andare a conoscere la, la memoria di razza, la, le origini di questi cani e quello che ancora, quello che ancora hanno e che viene risvegliato dall'addestramento è interessantissimo e così ci incolliamo poi anche alla perché... sezione 3. Eh, può sembrare un po' crudo da dire, però no. anche il nostro cane che magari cerchiamo di umanizzarlo eh, in tutti i modi possibili facendolo dormire nel letto con noi, eh, tenendolo quasi come un bambino, magari alla prima occasione dove può dimostrare di essere un cane, non so, rincorrendo una lepre, magari uccidendola o facendolo con un gatto, il cane non dice ah no, sono diventato un... Umano. il cane si ricorda quello per cui... Eh, è nato o, o nella sua memoria di razza, quindi questa parte naturale intrinseca dell'animale emerge, per certo. quanto noi cerchiamo di spegnerla. Assolutamente, e anzi, molto spesso, soprattutto nella sezione 1, si combatte tanto questa, questa credenza. Il cane non ha problemi comportamentali. Brava, volevo proprio dirti: a volte è proprio anche mancanza di comprensione o errori proprio da parte del sì. proprietario. E addirittura arriviamo a vedere difetti nel nostro cane che per quello che c'è nella sua memoria di razza sono pregi e noi non riusciamo a comprenderli o, o a rispettarli perché vogliamo un cane in un determinato modo, quando poi, come dicevamo prima, abbiamo acquistato un cane senza realmente sapere cosa ha dentro quel cane. Sì, e poi anche oltre a quello che è appunto il suo carattere, importantissimo, ovviamente dal mio punto di vista poi è, è la parte che preferisco, è indispensabile spiegare eh, ai nostri telespettatori ma come ai nostri fruitori che questo aspetto caratteriale non è slegato da un aspetto morfologico e che quando si comincia a parlare del fatto sì ma mh, è zoppo ma lo amo così piuttosto che gli mancano tre denti però è comunque bravissimo io non lo metto in dubbio ma il fatto che gli manchino dei denti probabilmente lo rende incapace di avere una vita mh, di, di buona qualità e se andassimo a scavare poi nelle sue origini probabilmente non sarebbe in grado di rivestire la sua mansione che essendo la mansione con cui è nato è anche ciò che gli porta a pagamento. Quindi da lì l'idea anche di unire quello che è la sezione addestratori nelle sue tre peculiarità con la parte degli handler ovvero di chi si occupa poi di esaltare la morfologia del cane diventa la strada secondo me vincente per arrivare poi al cuore della gente e tutelare te la a quel punto. Quindi eh, questa parte di, mh, di corso c'è, cioè, abbiamo capito, ore in comune che vanno bene per tutte le sezioni, si può iniziare anche da una sezione e poi nel tempo eh, fare corsi sulle altre sezioni e andare sì. a completare... No, non all'interno dello stesso corso, certo. cioè, è indispensabile scegliere da che cosa si vuole iniziare, noi spingiamo certo, sempre quindi, un po' perché... è come a step. Esatto. Però è assolutamente eh, consigliato anche poi specializzarsi, anzi devo dire che io ne vorrei anche approfittare per una volta perché sono son spesso nel corpo docenti ma vorrei usufruire de dei miei colleghi per poi certo. specializzare a mia volta. Vengo alla sezione 2 con Noemi Podestà. Eh, che è quella dedicata ai cani da bestiame. Quindi chi meglio di te oggi può eh, parlarci di questo aspetto? Perché ti abbiamo già avuta qua in trasmissione, abbiamo conosciuto la tua realtà fatta da questo gregge fantastico. Che tu, oltre ad amarli, <ride> ad amarle, proprio sono delle, come posso dire, delle compagne preziose per far lavorare ah, i beh, cani. Sono indispensabili senza, se uno eh, pensa di fare shipdog senza amare le pecore, non può. La prima, il primo essere che deve amare per fare shipdog sono le pecore e, e di conseguenza il cane che le conduce. In questo video vediamo una malin che conduco io, non è una, mia, una malin di mia proprietà, è una malin che ha, ha conseguito l'HVT, il primo test, Erding Working Test, eh, due giorni fa, eh, presso il mio campo dove c'è stata una, una prova Enci, appunto. Eh, perché sono, L'Encio ovviamente organizza anche prove di lavoro e nel mio campo se ne organizzano almeno un paio all'anno e, eh, e mi viene spontaneo eh, ricamare il Malinois eh, perché il Malinois è un pastore. Eh, quindi, diciamo che eh, seppur eh, alcune linee diciamo, siano state eh, selezionate prevalentemente per le attività di utilità e difesa, all'interno delle cucciolate, all'interno delle linee di sangue c'è ancora questa componente del pastore che va comunque valorizzata. Eh, io ho fatto la scelta appunto di partire con tutti i cani non border eh, nel, 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 nel mio campo proprio per eh, cercare di eh, andare a ripescare alcune attitudini e razze che erano anche un pochettino dimenticate eh, ci sono molti colli, perché, per esempio, che frequentano il mio campo e da anni il colli faceva un po' fatica a, a ritrovare le sue attitudini di razza eh, pastorali. Eh, abbiamo avuto eh, anche il pastore olandese, eh, diciamo che negli anni è stato selezionato prevalentemente per attività di utilità e difesa. E il, pastore, il mio pastore olandese eh, è il primo pastore olandese aver italiano a aver conseguito un HVT e adesso avere i punti per la classe 3. E, quindi diciamo che abbiamo cercato anche di dare spazio a tutte le razze, eh, i corghi, eh, che anche, anche i corghi diciamo, per selezione eh, non sempre hanno, sono stati valorizzati per la loro qualità naturali, che sono quelle del pastore, gli stessi Cattle dog, che sappiamo essere eh, selezionati prevalentemente per l'attività, eh, sono, sono bovari, quindi sul, sulle mucche, però anche conducono anche bene le pecore. Quindi eh, diciamo che eh, abbiamo cercato un po' di aiutare i a ritrovare le vere attitudini di razza dei loro cani pastore che alle volte non sapevano neanche di avere un cane, un cane che aveva quel tipo di attitudine. Eh, come ha detto Rossana, ma come ha detto prima Clemente, io credo che il dovere di un istruttore, almeno io interpreto così il mio eh, ruolo di istruttore Enci, quello di sensibilizzare i privati a eh, avvicinarsi alla cultura cinofila e a eh, capire eh, le vere attitudini del proprio cane e a valorizzarle. Eh, se noi riusciamo a, fare questo, diciamo, a svolgere questo compito nel modo corretto, penso che abbiamo già eh, svolto diciamo, un, un piccolo tassello importante. Ecco, per quanto riguarda la parte del corso che viene appunto focalizzata sulla sezione 2, eh, il futuro addestratore cosa impara? Impara parte. sia gli aspetti eh, teorici, diciamo la prima parte è comune con la sezione 1, certo. quindi tutto l'aspetto relativo alla storia del cane, alla neotenia, eccetera. Poi, nella sezione 2 specifica, c'è eh, tutta la parte che ha a che fare col benessere animale riferito al bestiame, alle pecore, perché un istruttore di sezione 2, eh, scusate, deve sapere anche gestire il bestiame. Io ho 100 pecore, ho dovuto imparare ad allevare il bestiame, a costruirmi, ho un, ho un eh, che tra l'altro in Piemonte sono anche testati per la, per la scrapie quindi eh, devi imparare a diventare allevatore di bestiame quindi conoscere le pecore, conoscere qual è il loro benessere come, di, come si nutrono, come digeriscono, quanti stomaci hanno quante volte all'anno devono essere tagliate le unghie, quante volte devono essere sverminate diciamo che in un futuro dovrà pensare poi di gestire almeno il un gruppetto di pecore per forza per forza, un istruttore, un istruttore deve avere, così come l'istruttore di agility deve conoscere gli ostacoli dell'agility, certo. l'istruttore di, di sheepdog deve conoscere le pecore. Io credo che in realtà come la tua siano abbastanza... Ma allora... Iniziano a nascere No, no, paese. in Italia ce ne, ce ne sono parecchie diciamo che si fa fatica, eh, perché mantenere 100 pecore non è semplice, soltanto di fieno costano 400 euro al mese più o meno. Quindi... Ma la tua scelta di avere un gregge così grande cioè, è stata una tua passione che ha fatto sì che arrivassi a 100 pecore? No, perché i o cani... C'è un senso che poi ti serve proprio.. No, no, perché i cani non border lavorano meglio con un numero elevato di pecore, eh, specialmente i, i cani tipo i, i malinois, oppure i birdid, oppure anche i pastori della Brie, oppure i busseron, sono tutti cani, pensate che in Germania il test HGH, che è il test fondamentale per il pastore tedesco, viene fatto su, come per noi l'Harding working test viene fatto su 250 pecore lì il pastore tedesco si esprime in una, in una maniera meravigliosa e, è chiaro che eh, vengono fatti infatti presso dei pastori professionisti che hanno un numero elevato di pecore possono permettersi, perché mantenere tutte quelle pecore è un problema. Però eh, vedere un pastore tedesco, vedere un Briarde, lavorare su un numero di pecore così elevato è davvero uno spettacolo. Cioè lì il cane si esprime, ma lo stesso pastore olandese, eh, si esprime in maniera molto, diciamo, molto naturale. Ecco. Bello, abbiamo l'ultima pausa pubblicitaria, poi rientriamo parlando della sezione 3 e vedremo anche i corsi, appunto anche Antonella dobbiamo dire due parole, dare un po' più nello specifico sul corso Handler e se ci sono delle altre novità. Benissimo, pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Eccoci qua, bentornati dalla pausa pubblicitaria l'ultima, siamo nell'ultima parte di Cani, Gatti e Compagnia ricordo con me qui in studio l'avvocato Clemente Grosso consigliere Enci, eh, Antonella Ghidini docente Enci e sociologa Rossana Giordano addestratrice e docente Enci e Noemi Podestà anche lei addestratrice e docente Enci. Stiamo appunto parlando dei corsi addestratori riconosciuti Enci e ci siamo fermati con la sezione 2 per venire poi alla sezione 3 che è quella dedicata alla caccia. Me la fai tu, Rossana? Volentieri. Parliamo di questa sezione 3 e quindi cosa prevede e cosa prevede poi il corso e le lezioni. Certo, come appunto anche la sezione 2 e anche il corso Ender si parte sempre da una parte etologica, conoscitiva comunque del rapporto cane-uomo, dello sviluppo del cane e via dicendo e dopodiché si passa a quella che è quelli che sono i gruppi dei cani da caccia, con una ricchezza incredibile, perché la difficoltà a quel punto è far capire che nella caccia, proprio, ogni singola mansione comporta delle doti genetiche completamente, magari non completamente diverse, ma complementari nel cane. No? Per cui eh, si va ad affrontare dei partendo proprio dalla gestione, si va ad affrontare dei temi come... In questo caso vediamo due cani che sono due cani da ferma, eh, sia si difficile per un proprietario che non pratica la caccia gestire la corsa, l'attitudine la, 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 a coprire delle vastissime distanze, eh, la, la gestione di distinti specie specifici come questa, questa immobilità nel momento in cui il cane viene colpito da un flusso odoroso. No? E, Conoscere queste caratteristiche è l'unica chiave per poi gestirle nella della quotidianità e successivamente canalizzarle in uno sport. Certo. Oggi la caccia, almeno la caccia che trattiamo noi, eh, non deve essere intesa come l'uccisione di poveri animali, esatto, fucile in mano <ride> andiamo, ma sono delle prove ovviamente soggette a dei canoni sportivi, a dei regolamenti molto rigidi dove si va a verificare la memoria di razza del cane, la capacità di, di scovo, di, di inseguimento, di cattura della preda e anche questa è la parte poi assolutamente affascinante la connessione continua con l'uomo. Il fatto che un cane che eh, corre a centinaia di metri da noi a grande velocità seguendo il suo naso e scovando prima di noi dov'è la preda, sappia però sempre mantenere, sì, una... mantenere la connessione con il proprietario, con il cacciatore ad un livello che a me ha fatto venire la pelle d'oca, cioè vedere comunque eh, io nello specifico conoscendo i cani di Samuele ho visto soprattutto Breton e Dratar fermi. Appunto in questa posizione plastica, eh, con un fagiano a 2-3 metri da loro, appena appena visibile tra l'erba che però per il cane era, aveva una segnaletica stradale accesa no? perché l'odore era chiaramente molto molto forte sono in grado di restare fermi, di aspettare che il selvatico si involi e di assolutamente non muoversi finché il cacciatore non, non glielo non dice no? il via. questo resta, è un legame affascinante che ovviamente si basa sull'addestramento ma che senza una, una memoria storica profonda, un legame profondo non potrebbe esistere. Il corso quindi ehm, quando si va a specializzare in questa sezione 3 quali sfaccettature ha? Quindi ci saranno delle parti in campo immagino di apprendimento sì. anche in questo caso. Sì, e, ov ovviamente non si arriva a sparare, <ride> non c'è la selezione dei proprietari sul porto d'armi. Però eh, si studia, la, si parte in realtà dalla parte più facile, normalmente partiamo dal riporto, ovvero dal momento in cui la selvaggina è già ferma e il cane la, la deve riportare al cacciatore. Più facile ehm, da fare in campo, ma molto eh, difficile pensare che il cane che è un predatore voglia condividere la preda poi con il, con il cacciatore, quindi si basa di nuovo su un rapporto molto molto profondo. E, um, analizzata questa parte si, si torna al principio, quindi, tanto alla comprensione della macrosmatica del cane, che è un, un universo basato sull'olfatto di cui noi abbiamo veramente un, una conoscenza superficiale rispetto a quello che può essere la, la, il, il panorama del cane. E, e quindi, da quello che è l'individuazione di una traccia olfattiva, i vari metodi per seguirla, e le, um, le diverse doti che un cane utilizza nel momento in cui mette il naso a terra e segue una traccia di sangue oppure sventaglia con il muso per aria alla ricerca comunque di, di coni d'odore. Um, vista questa, questa parte, si va a quella che è la ferma, prima, prima lo scovo in realtà e poi la ferma che senza per esempio qui un legame solido con l'allevatore sarebbe impossibile raggiungere. Ecco, forse la sezione 3 è quella che mette più in risalto la, il, 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 la collaborazione che ci deve essere tra addestratore, allevatore e proprietario e poi fruitore del, del cane. No? Perché senza, che, senza avere una corretta funzione morfologica e una memoria di razza molto molto radicata, arrivare allo scovo e alla ferma a mio parere è, è quasi impossibile. La sezione che ha più addestratori cos'è la sezione 1 ad oggi? Sì. sì, assolutamente. Corso Handler? Sì, eh, corso Handler perché? Perché all'interno dei compiti dell'Enci c'è cioè appunto quello di organizzare le manifestazioni canine. Eh, intese come esposizione di bellezza, prove di lavoro e corse per i levrieri. Nel caso nostro, ci occupiamo come appunto eh, corso Ender di quella parte delle manifestazioni che si chiama esposizione di bellezza, cioè l'Ender è colui che presenta il cane proprio, mh, ovvio, ma anche il cane di eh, clienti presenta il cane nell'esposizione di bellezza. Qual è la differenza tra avere un handler, diciamo, normale e un handler certificato? Allora, anche qua la non è esattamente... Mh, Comunque che abbia ecco, fatto perché, un corso. Esatto. Che abbia fatto allora, eh, diciamo, l'handler, diciamo, diplomato, chiamiamolo così, eh, acquisisce, oltre che eh, l'esperienza che deve fare sul campo, tutte quelle informazioni che, fanno, che stanno alla base... Eh, anche degli altri corsi che abbiamo visto che gli permettono di salvaguardare il benessere del cane di conoscere la fisiologia del cane perché c'è una preparazione atletica dietro deve sapere quanto spingersi sapere come è costruito il cane conoscere le razze ogni razza ha delle sfumature di presentazione ogni razza si toeletta in un modo differente anche il fatto che l'endere sia in grado di riconoscere è stato ben tolettato il cane che viene a portare poi sul ring fa, ha la sua importanza e quindi diciamo che noi riusciamo con questi corsi a dare tutta questa infarinatura generale, in più nel caso specifico del lender una parte di pratica, di conduzione. Un addestratore che per esempio prepara un cane magari non si sofferma su una, una, queste fasi che qui evidenziano per esempio il posizionamento del cane in stazione. Eh, piuttosto che una condotta corretta per il ring magari sofferma sul seduto, sul terra che in questo caso non ci interessano ad esempio ma al di là di ciò quello che mi interessa sottolineare è che un po' eh, questa figura dell'Endel o comunque anche degli espositori a livello di, di privati che espongono il proprio cane patisce un po' di questo luogo comune del cane bello che non serve a nulla in realtà tutto quello che hanno detto le mie colleghe prima non è che eh, viene a essere diciamo, contrapposto al momento espositivo, tutt'altro, perché l'espirazione di ognuno di noi che alleva, eh, visto che sono allevatore, è quella di avere il cane bello e bravo, cioè che non abbia perso la funzionalità, che possa ehm, avere ancora la memoria di razza primigenia, che è quello che ha dato la funzione. Eh, del, della razza, la funzione di questo cane, ma sia anche un cane bello perché altrimenti rischiamo di avere un cane che mai più presentato generazione e generazioni perde completamente certo. eh, un collegamento al proprio standard e l'Ender è quello che portando il cane in uno show permette all'allevatore e al privato di avere poi delle qualifiche e delle classifiche e io dico sempre che in base anche a quello che stiamo dicendo prima e collegandosi a quello che diciamo prima, il, il bravo allevatore non è quello che fa un campione, ma è quello che fa tanti eccellenti, perché è sempre così, le performance migliori sono quelle che durano e che nel tempo tu una tua linea di sangue certo. puoi accumulare un numero di eccellenti tale che giustifichi il tuo lavoro, ancora di più di aver fatto magari eh, così la, la sparata e avere un campione, magari un campione europeo, un campione mondiale che si risolve una giornata. Avvocato, eh, discorso esposizioni, eh, antidoping, taglio delle orecchie, sono due argomenti abbastanza sentiti? Sì, sono argomenti moderni, ovviamente nell'ottica nell della tutela del benessere animale, per assicurarsi che nessuno abbia neanche la tentazione di usare prodotti non consentiti, a sorte vengono effettuati controlli antidoping sia nelle esposizioni sia nelle prove di lavoro. L'NCA ha un disciplinare che gli ha dato il Ministero delle Politiche Agricole, nel rispetto di, queste, di questo disciplinare vengono mandati dei veterinari che sorteggiano i soggetti che vengono sottoposti a questo controllo, così possiamo dire di tenerci fuori da questa problematica. Devo dire in realtà i veri problemi non sono quelli del doping, perché ben sanno gli allevatori che verrebbero squalificati a vita e non potrebbero più fare nulla se dopassero i loro cani, quindi questa qualche, è la pena, mh, se dovessero essere... Bah, dipende dalla gravità, comunque certo. vengono sospesi, mandati in commissione di disciplina, le pene sono molto gravi. E la passano liscia. In ogni caso vengono eh, privati dei titoli. Eh, ci sono rarissimi casi in realtà di utilizzo di antinfiammatori, perché può succedere anche a noi stessi. Io adesso la sinusite ho preso un occhio, si al cane si non potrei non darlo. Certo. Ecco, quindi evidentemente bisogna accertarci che comunque il cane sia in perfetta forma, altrimenti lo lasciamo a casa. Certo. Questa è la filosofia. Per, taglio delle orecchie. Eh, taglio delle orecchie è stata una lunga discussione, da noi è vietato da tanti anni il taglio, però c'erano cani che provenivano da nazioni dove si, poteva, si potevano tagliare e l'FCI per lungo tempo ha chiesto all'Enci di tollerare questo arrivo dall'est, soprattutto dall'America, di cani amputati. Con un po' di coraggio il Consiglio attuale ha deciso di proibire definitivamente il taglio delle orecchie, quindi oggi nessun cane può essere esposto o amputato. Anche chi per esempio si presenta con le orecchie tagliate perché aveva un problema, cioè il cane con le orecchie tagliate non, non può accedere non può più essere portato. Ci è voluto qualche anno, ma questo è stato per un motivo di nuovo di benessere, perché una cosa che abbiamo solo accennato prima è che in realtà una delle cose più importanti per il benessere dei cani è quello di mantenere un pool genetico il più ampio possibile, cioè avere più soggetti possibile ammessi alla riproduzione. Siccome a un certo punto noi ci siamo trovati ad avere tanti cani amputati, toglierli tutti completamente, immediatamente dal circolo, e in maniera in immediata, avrebbe sì tutelato il singolo soggetto dal fatto di non essere più soggetto all'amputazione, ma in realtà avrebbe portato altri problemi molto gravi alla variabilità genetica di queste razze. Quindi ci è voluto qualche anno, però è evidente che l'obiettivo non può che essere di presentare cani felici, naturali, così come la natura li ha creati e chiaramente oggi, nel 2022, non è possibile pensare a cani amputati in esposizione. Le volevo chiedere una cosa, Avvocato. Un altro argomento che mi hanno chiesto appunto di riportare qua in trasmissione è... Ehm... <coughs> C'è un'età in cui il cane può iniziare ad andare in riproduzione. Alcuni chiedono che eh, l'età di questi cani sia data in base a, non so, il molossoide rispetto a un'altra razza, cioè, non so, nel molossoide chiedono che venga aumentata un po' di più perché c'è una maturazione un po' più lenta. Mm, come, come pensate di operare in questo caso? La commissione tecnica centrale dell'Enci, che è un organo composto in parte da personale enci o da allevatori ed appassionati, in parte da eh, personale veterinario mandato dal Ministero professori universitari, quindi è proprio l'organo che si occupa di questo, sta studiando questa materia, materia complessa perché da razza a razza cambia molto. Certo. C'è un codice etico che l'allevatore deve sottoscrivere, ma ahimè vale se è socio dell'Enci, quindi un allevatore cattivo, tra virgolette, basta che non si associ e può continuare a fare quello che è, è, gli è comodo. In realtà su questo si sta lavorando anche dal punto di vista della cultura, non solo dei divieti, logicamente. E i, div I limiti devono essere due, cioè non un cane troppo giovane, ma neanche un cane troppo anziano. E poi c'è anche un numero di, di cucciolate. Poi c'è la distanza soprattutto distanza. tra le cucciolate, bisogna che la femmina abbia la possibilità di riposarsi perché il vero stress non è la gravidanza ma è l'allattamento. Certo. Alla fine il cane è un predatore, quindi la sua caratteristica è avere una gravidanza molto breve e un grande numero di, di, di cuccioli che vengono partoriti molto immaturi e poi vengono alimentati successivamente perché in natura la lupa deve poter andare il più presto possibile a caccia lasciando i cuccioli nella loro tana dove dormono e aspettano che lei torni. Proprio il contrario della preda, no? il cavallo ha un solo puledro ma quando nasce è immediatamente in grado di scappare, è proprio la natura che è opposta. E quindi naturalmente noi dobbiamo mettere in condizioni le cagne di sopportare questo periodo di allattamento che è abbastanza lungo e di recuperare e di avere il tempo per riprendersi dal punto di vista della loro salute. Visto che abbiamo ancora un po' di tempo, il discorso American Pitbull Terrier che non è riconosciuto giusto no. dall'Ence, è riconosciuto l'Amstaff. Sì. Motivazione e anche in base a eh, tutti i pitbull che ci sono ormai nel nostro paese, pensate di eh, farlo entrare? Assolutamente no. Allora, è. Sì. <ride> La storia, la storia del Pitbull e la storia dell'American Staffordshire sono parallele, ma non sono coincidenti, ossia esiste un periodo nell'Ottocento in cui una serie di razze si evolve per degli scopi che oggi sarebbero ritenuti inaccettabili, che è quello dei combattimenti. Se pensate, anche il bulldog nasce così. Poi eh, c'è un'evoluzione di queste razze che non vengono più utilizzate per i combattimenti, che peraltro oggi sono, sono assolutamente vietati in quasi tutti i paesi del mondo, ma si continuano a selezionare nel rispetto della tradizione, fatti come erano fatti una volta, anche se non combattono più. È evidente che cambiano perché se il cane da caccia non lo porto più a caccia, dopo un po' di generazioni perdo la capacità venatoria. Ecco, questa è una delle poche capacità che non ci è dispiaciuto aver perso, perché i combattimenti tra cani o tra cani e altri animali non sono oggi considerati accettabili Capito. dal punto di vista etico. Certo che questi cani continuiamo a selezionarli. Nel caso del pitbull cosa è successo? Che ci sono delle organizzazioni internazionali che continuano a eh, selezionarli come cani, tra virgolette, da presa o da combattimento o cose di questo genere. E organizzano dei sistemi online, perché oggi c'è internet, si può fare qualsiasi cosa, per dare il pedigree a cani anche che vivono a migliaia di chilometri di distanza da dove l'organizzazione ha sede, normalmente in paesi dove non è proibito, logicamente. È un sistema di aggirare le norme. L'ENCI ha una visione completamente diversa. Noi aderiamo alla Federazione Genologica Internazionale, quindi riconosciamo solo cani di razza riconosciuta dalla FCI. L'American Staffordshire è una razza americana, che noi riconosciamo lasciando la tutela del, eh, dello standard di razza all'America. L'ENCI stabilisce quali sono i criteri di salute che deve avere innanzitutto questo cane, poi le caratteristiche morfologiche e quindi rimane una razza riconosciuta dall'Italia, ma non come razza italiana, come razza FCI. Il Pitbull in realtà. È solo il frutto di qualche eh, nostalgico che vorrebbe ancora allevare i cani con quei criteri che oggi non sono più accettati dalla comunità mondiale, quindi chiaramente rimane fuori capito, dal sistema, capito. anche se è, chiaramente rimane, rimarrà sempre di moda perché la gente piace il gusto del proibito, di quello che non è riconosciuto, ma non sa che in realtà, se in Italia, per esempio, o nell'FCI, non è consentito allevare un bulldog francese blu. Non è perché non ci piace il blu, ma perché quei cani normalmente sono omozigotico eccessivi, una brutta parola, ma significa che hanno una genetica particolare che li rende più soggetti delle malattie. E quindi noi preferiamo quel tipo di colorazione. Non ammetterla nello standard, c'è una questione di salute dietro. Ovviamente il pubblico cosa fa? Va a cercare, senza pedigri perché non possiamo il darglielo, blue. il pitbull, il, il bull, Come il bull francese. Come adesso ci blue. sono quelli a pelo lungo. Come adesso ci sono quelli a pelo lungo. Che stanno arrivando anche lì dall'est. È chiaro che noi cerchiamo di fare una selezione fluffy, consapevole, poi c'è qualcuno che cerca di seguire una moda, al principio di Walt Disney appunto. Ma siccome noi non facciamo dei fumetti, ma dobbiamo rispettare dei cani, c'è una, una regola che guida la scelta delle razze canine e la loro individuazione. La FC riconosce solo una razza oggi se ha dietro una storia. Se io riesco a dimostrare che in quel territorio c'è stata una storia centenaria per cui quel cane esiste da sempre, allora ha un senso. Noi stiamo riconoscendo tanti in Italia: il cane di Fonni, per esempio, in, in Sardegna, è un meraviglioso cane che ha una storia centenaria. Allora quello ha un senso. Oggi non posso più pensare di fare un ibrido tra un cane normale, un, un selvatico, un lupo e, e pensare di far riconoscere una nuova razza canina perché il mercato me la chiede. La FCI non lo riconoscerebbe più. Oggi noi tuteliamo solo la storia, cioè la straordinaria eh, storia dell'evoluzione dell'uomo col cane nei secoli. E questa è l'unica cosa che rende possibile il riconoscimento di una razza canina. Ecco avvocato, in conclusione... La filosofia di base, abbiamo parlato di questi corsi, eh, addestratori riconosciuti Enci. La filosofia di base di questi corsi? La filosofia di base. Che si ricollega a quello che lei ci stava dicendo, sì, questa è... connessione uomo-cane. Quella di mettere insieme un uomo e un cane, che sono due animali così lontani, ma che hanno qualcosa che li unisce da sempre. Questo qualche cosa è la pulsione sociale. Alla fine, eh, l'uomo e il cane hanno in comune la vita in branco. Ed è il motivo per cui nell'evoluzione è stato possibile mettere insieme due animali, due mammiferi così lontani e far sì che per migliaia di anni vivessero insieme e si evolvessero modificandosi in qualche modo a vicenda. Il cane ha aiutato l'uomo a diventare quello che è oggi e l'uomo ha aiutato le razze a diversificarsi sul, nel, sul nostro pianeta. In realtà oltre a una cosa così forte, così comune che è la pulsione sociale, per cui noi veramente vogliamo stare con il nostro cane, ci fa piacere, c'è un piacere fisico nello stare vicino al cane, abbiamo invece una cosa che ci differenzia moltissimo, che è la pulsione predatoria. La pulsione predatoria ce l'hanno tutti i predatori, ce l'ha il cane, ce l'ha il gatto, ce l'ha il leone, ce l'ha il lupo, non ce l'ha l'uomo perché l'uomo è una preda. Come dicevamo prima non partorisce tanti cuccioli dopo, tre mesi, dopo due mesi scusate, e poi dopo li mette in una tana e va a caccia. L'uomo è, è una preda come il cavallo, ha una gravidanza lunga che dura nove mesi, ha un solo cucciolo e se lo tiene stretto e scappa se qualcuno lo rincorre. Quindi non conosce il piacere di rincorrere una preda. E quest, questa è una differenza grandissima, che fa sì che noi non riusciamo a comprendere come funziona l'olfatto del cane e neanche riusciamo a capire perché lui prova così tanta gioia nel rincorrere una pallina o un, o un gatto, un topo che fuggono, perché è una cosa che noi non abbiamo dentro di noi, noi funzioniamo in maniera diversa. Però questa è una ricchezza che se impariamo a conoscere ci completa. Nell'evoluzione uno dei primi impieghi, ci dicevano le nostre esperte addestratrici, è stata proprio quella di utilizzare la predazione del cane per la caccia, quando non avevamo neanche i fucili. L'uomo si trasforma poco per volta da preda a pseudopredatore grazie al cane. Poi dopo lo farà con i fucili, con gli archi, con le frecce, con altri sistemi, ma in realtà... L'uomo è un finto cacciatore, un cacciatore con gli strumenti o un cacciatore grazie al cane. Questo concetto, se viene capito dal proprietario del cane, cambia tutto perché il proprietario introduce una connessione con il suo cane e impara a, a vivere con lui. Si fa un gran parlare di sistemi, di guinzaglie, di collari, di altri problemi. In realtà il proprietario consapevole che affronta un corso lavora col cane libero, perché la vera finalità dell'addestramento è riuscire a stare insieme e l'armonia tra uomo e il cane. Avvocato, mi ha fatto venire in mente una cosa che non le ho chiesto, il discorso del collare a scorrimento. Ha parlato certo. di Guinzani, collare. Due parole, ci dica la vostra posizione. Il collare, il collare a, a, scorrimento. a scorrimento non è un metodo di addestramento, non è uno strumento per l'addestramento. L'addestramento del cane si fa col cane essenzialmente libero. C'è quella volta in cui devi attaccarlo al collare ma non lo attacchi col collare a scorrimento, normalmente usi un collare di cuoio o un collare messo in una posizione fissa affinché eh, il cane possa essere trattenuto perché non si faccia male, non vada sotto una macchina o non abbia altri problemi all'inizio del, del suo percorso educativo. Ma il grosso del lavoro di addestramento si fa col cane libero, con degli stimoli, con del cibo, con dei giochi, perché questo è questo l'obiettivo, insegnare al cane a stare col padrone. Con scorrimento nasce per un motivo diverso, nasce perché se un cane non, non, non ancora sufficientemente addestrato deve attraversare una strada in città con una padrona magari eh, non tanto grande o inesperta... Il collare potrebbe sfilarsi, il cane potrebbe uccidersi sotto una macchina. Il collare a scorrimento impedisce questo meccanismo. È uno strumento eccezionale che può essere usato in casi più unici che rari per un motivo molto specifico. Però io non voglio sempre fare l'avvocato del diavolo, Però io, so, io sono un po' tremenda, lo so. Però io ci bazzico nel mondo della cinofilia. Ad esempio, utilità e difesa è usato tantissimo il collare a scorrimento. Il collare a scorrimento nell'utilità e difesa è obbligatorio. Non quello che vediamo nell'immagine che è un collage a catena stretta, ma un collage a maglia larga perché è il cosiddetto salvapelo. Viene agganciato in un gancio che non scorre, per cui è solo un collage di maglia a maglia larga e quindi cioè, diciamo è il meno fastidioso possibile. La ma, posizione è quella di non darlo in mani inesperte. Ma comunque è, è, di, di, di non utilizzarlo a scorrimento perché nell'utilità difesa in tutte le categorie, tranne i con... cani giovanissimi, il cane viene condotto libero. La condotta al guinzaglio dura pochissimo e non può essere messa a scorrimento, no, per cui è vietato. Non è solo da dare a qualcuno esperto, è proprio vietato usare il collare a scorrimento. Non si può utilizzare in quei termini. Certamente noi sappiamo che negli anni 70-80 i vecchi addestratori utilizzavano il collare a scorrimento come punizione e ancora oggi c'è qualcuno non aggiornato che ritiene di dover punire o educare il cane con quel sistema, ma voi vedete che nel, nelle gare il cane è libero. E questa è la, la vera filosofia. C'è ancora qualcuno che pensa di dover insegnare qualcosa al cane provocandogli del dolore, che può essere con l'ago a scorrimento, ma anche una sguinzagliata, è la stessa cosa: non è questo il problema. Si può causare dolore anche con la pettorina. Si eh. può causare dolore in tutti i modi. In realtà, la filosofia è un'altra: il cane, bisogna addestrarlo col premio e soprattutto con l'amore. Che è l'unica cosa che lega l'uomo al cane, altrimenti sarà sempre un insuccesso. Il cane, come vedete, deve essere felice di essere lì e per essere felice non deve avere collare a scorrimento perché sennò abbassa la coda e si vede subito che è triste, che non è il nostro scopo. Sì, ci sono casi che sono un po' complicati, magari bisognerebbe andare un po' più nel dettaglio perché è vero, l'amore è di base, nel senso non bisogna pensare di andare da un cane con l'idea di punirle e basta. È chiaro che a volte ci vuole un po' più di determinazione, soprattutto certo, su alcuni Certo, Natali, penso che con l'Asia centrale condotto a Cremona, solo con l'amore, e senza collare a scorrimento, <ride> non lo conduci, ma dipende anche dalla, eh, dalla mole ci, del cane. Certo, dalla, certo dalla, ci, sono, cioè, ci sono tanti aspetti situazione. da valutare <ride> e, e comunque ho capito che la posizione del è quella di utilizzarlo il meno possibile, giusto? Certo, solo per quello Così per cui serve. Così ho la, la risposta che le ho fatta all'inizio. Va bene, siamo proprio al termine della, della trasmissione. Ricordo qui con noi in studio l'Avvocato Clemente Grosso, consigliere Enci, Antonella Ghidini, docente Enci e sociologa, Rossana Giordano, addestratrice e docente Enci, e Noemi Podestà, addestratrice e docente Enci. Vi ringrazio tutti grazie per a essere te. stati a voi, grazie. Antonella vuoi lasciare un messaggio in conclusione della puntata? Ma, mi sembra che già la chiusura dell'Avvocato della, dell è stata determinante. Noi tutti qua siamo stimolati da una cosa essenzialmente, dall'amore per i cani. E attraverso L'amore per una i una cani e anche l'amore per la gente, certo. perché non dimentichiamoci che noi ci troviamo a dover lavorare sempre con dei binomi, fatto da un cane e da una persona, per cui ahimè anche chi di noi preferisce il cane alle persone è costretto ad amare il resto dell'umanità, per cui diciamo che questo è il messaggio, cercare di lavorare bene in cinofilia secondo coscienza e soprattutto tenendo presente che ogni volta trattiamo un binomio cane e padroni o comunque conduttore prossimi corsi che partono addestramento ENCI? immediatamente il prossimo è quello sono quelli di autunno perché oramai stiamo chiudendo questa eh, se qualcuno questa... fosse interessato all'estate per certo, pensarci e certo. eventualmente partirà questo... documentarsi partirà questo corso fatto da più gruppi cinofili insieme quindi con una collaborazione facendo rete quindi è una cosa molto bella e partirà, speriamo, a settembre, stiamo attendendo le autorizzazioni eh, che, che ci servono, però insomma, comunque poi i nostri riferimenti li vedranno, certo, chi vuole certo. chiedere post, potrà avere tutte le informazioni. sigla, quindi se qualcuno sarà interessato ad approfondire ci sarà tutto dopo la sigla. Ringrazio davvero tanto i miei ospiti per essere stati qui con noi, noi ci vediamo la prossima settimana e vi auguro un buon proseguimento, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.